Allora adesso parlate voi. Si può fare. Ok, sì, parlate voi perché mi piacerebbe sentire, appunto, mi piace sentire quello che avete ragionato voi. Poi io vi dico la mia. Penso che molte cose saranno comuni e di conseguenza entriamo in dialogo in maniera molto più efficace. Non so se avete voglia di nominare un portavoce che dica tutto oppure se fate una questione collettiva. Per me va benissimo, so che dovete usare un microfono e mi hanno anche detto che qualcuno. Infatti, mi hanno anche detto che qualcuno si inibisce molto a usare il microfono e fa parlare il vicino, il portavoce, eccetera. Quindi, no, insomma, da chi parte? Sì? Ale, perché? Cosa significa perché? Noi abbiamo scelto più parole e Certo. una di queste appunto era il Sì. perché, e ci sembrava quella in un certo senso principale. Ok. Perché è una parola che può unire sia la persona che propone il progetto, sia la persona che accoglie la proposta di finanziare questo progetto. Quindi io di fronte ad un progetto mi chiedo perché penso che questo progetto sia importante da realizzare, perché sia realizzabile, e mi faccio tutta una serie di domande sul perché di questo progetto. E mi chiedo anche perché l'altra persona dovrebbe voler finanziare questo progetto e l'altra persona appunto deve chiedersi perché vuole prefinanziare. Quindi ci sono probabilmente dei perché diversi, questi perché potrebbero poi avere la stessa risposta, una stessa motivazione. A volte no, perché magari la persona che decide di finanziare questo progetto non lo fa tanto perché condivide la causa, ma perché magari ne ricava solo pubblicità, che ne so. Potrebbe essere diversa la motivazione, però alla fine il perché è diverso porta alla realizzazione comunque del progetto e dello scopo. Ottimo, quindi direi in sintesi non esiste un unico perché, ci sono tante motivazioni, tante spinte a sostenere il progetto da parte dell'esterno e al nostro interno però un ragionamento sul perché facciamo questa cosa piuttosto che un'altra. O meglio ancora, perché la facciamo in un modo piuttosto che in un altro, è parte della nostra identità. Aggiungo, poi tornerà fuori, io con perché focalizzo l'attenzione sul concetto di mission, che non so se è, poi ne parleremo. Ok. Allora, Ah, scusate, avete finito il ragionamento sul perché come gruppo? Ok, perfetto. noi l'abbiamo inteso come loro, quindi perché il sostenitore deve aderire e contribuire alla causa. Quindi abbiamo messo giù 3 punti. Prima di spiegare il perché, dobbiamo essere convinti, quindi bisogna essere convinti di ciò che si sta a proporre, ciò che si sta per proporre. Poi, stimolare nel sostenitore la sensibilità del rispetto all'idea, no, la sensibilità rispetto all'idea, quindi far capire che quello che stiamo per proporre è davvero utile, e poi fare in modo che la causa diventi comune. Per esempio, in che senso? Nel momento in cui faccio l'esempio che ho proposto io. Nel momento in cui io voglio un sovvenzionamento, che ne so, per le cassette dove si gettano i rifiuti del cane, la bustina, eccetera, eccetera, io posso ri rivolgermi agli esercenti della mia città al fine di promuovere questa cosa qui e fargli capire che va anche a vantaggio loro, perché se di solito si lamentano delle deiezioni che vengono appunto lasciate come ricordino sotto le loro vetrine, possono contribuire a un miglioramento e a un fine comune. C'è un incentivo, E un quindi incentivo forte, un benefit sì, forte in noi questo caso. l'abbiamo un po' portato il discorso sul perché, appunto, del perché devo aderire a Ok, questo che mi stai per quindi vi proporre. siete molto orientati, mi pare anche loro hanno fatto questo ragionamento, il perché è la domanda che si pone il potenziale sostenitore. Sì. Ok. C'è altro? Sì? No, nient'altro. Nient'altro. Quindi
loro solamente hanno ragionato sul termine interno, cioè per quale motivo noi ci stiamo mettendo in gioco, in campo, cioè il perché è comunque una domanda che si devono porre tutti, si dobbiamo porre anche noi. Non so noi abbiamo convinto di ciò che sta per proporre, quindi ovviamente devi prima capire perché te lo stai cioè non so, era sottinteso No, certo, sì, è sicuro. Quindi però, capire. Esatto, è importante proprio questo, nel senso che davvero, come ci siamo detti già prima, ma dobbiamo dirlo sempre, noi dobbiamo ragionare tanto al nostro interno. I meccanismi legati al fundraising, prima di poter essere convinti e sicuri e forti per uscire all'esterno e chiedere un sostegno, dobbiamo ragionare tanto su chi siamo, su cosa facciamo, su cosa rappresentiamo, davvero tantissimo. È un lavoro che ha a che fare davvero, secondo me, con la psicologia. Spesso nei testi e negli articoli il fundraiser viene anche associato allo psicologo, è un soggetto professionale che aiuta le organizzazioni a tirar fuori ciò che hanno al loro interno di importante, di valore, di peso. È proprio davvero una levatrice sull'identità, sulla rappresentazione di cosa fa, eccetera. Spesso questo meccanismo di autocoscienza, di guardarsi all'interno, è molto forte e molto doloroso. Intendo dire che le organizzazioni che lavorano da tanti anni sempre nello stesso modo hanno smesso di chiedersi perché esistono. E quando gli si pone la domanda, quando gli si mette di fronte al fatto compiuto che devono dare una risposta perché altrimenti non si va da nessuna parte, impazziscono, se lo sono dimenticati. Ci sono un sacco di gente che, ma perché ho sempre fatto così? Ma non basta, risponditi, per quale motivo esisti, per questo stai facendo questa cosa? Quindi anche il ragionamento interiore è molto importante, molto forte, perché ci sono le motivazioni e l'energia, la spinta per poter andare avanti, per migliorare, per aumentare i sostenitori, anche per qualificare meglio i progetti. Ma non è un percorso semplice. Come detto, è un ragionamento che mette in discussione tanto di tutti noi. Ma nella vita di tutti i giorni dovremmo provare a chiederci il perché delle cose che realizziamo e che facciamo. Non è sempre semplice, perché alcune volte la risposta è o tautologico, perché sì, o addirittura non c'è una risposta, ma perché sentiamo di doverlo fare, non so come dire, una roba molto immateriale, molto indefinita. Più andiamo a cercare una risposta, meglio è, più siamo consapevoli. Ragionamento sulla consapevolezza del lavoro che facciamo, delle organizzazioni che teniamo in piedi e che creiamo è assolutamente fondamentale. E spesso purtroppo ci schiaccia contro il muro, perché quando non troviamo una risposta ci sembra quasi di essere inutili e futili, e invece non è così, dobbiamo superare anche questo momento di impasse. Quindi sono molto contento che abbiate scelto entrambi voi gruppi il terzo, sostanzialmente la terza P, quella del perché, perché è il centro della questione. L'ho messa per terza perché il più delle volte rispondere, come dicevo prima, alla domanda perché esistiamo, quindi ragionare sulla nostra mission, se messo all'inizio blocca, perché è una domanda pesante che non ha una risposta unica, che non ha una risposta immediata il più delle volte, e che quindi, se davvero è la sindrome da foglio bianco, non so come dire, se quella roba lì ti inchioda e rischi di non fare nessun passo. Quindi arriviamoci dopo, arriviamoci progressivamente alla mission, al perché. Siamo partiti dal progetto, lì perché è molto più chiaro, forse, perché abbiamo delle cose materiali da realizzare. E poi invece risaliamo la corrente, parliamo dell'insieme della nostra organizzazione e della mission che sostiene. Il grigio non è un colore solo, per fortuna, dico io. Nel senso che quando ci è già troppo chiaro il motivo perché esistiamo, perché sì, è evidente, cioè per quale motivo esistiamo, ma che domande, non va bene, perché è indice di uno scarso, attenzione, di uno scarso ragionamento e soprattutto di avere dato per assodato un sacco di passaggi che così assodati e certi non sono. O, di contro, se la
sono sempre io. Beh. Se la risposta a questa domanda è una risposta troppo netta, bianco o nero, no? Senza possibilità di confusione, anche qui è un rischio. Noi dobbiamo trovare una mediazione invece. Intendo dire, quando è tutto chiaro, tutto definito, tutto iper rappresentato, noi siamo troppo centrati su noi stessi, abbiamo troppa, come dire, siamo un po' chiusi, non abbiamo la possibilità di dialogare con l'esterno, perché solo noi conosciamo la risposta, perché noi siamo i depositari, no, delle motivazioni forti e radicali, e ne siamo talmente pieni rappresentanti che non siamo in grado di comunicarlo all'esterno. Non so spiegare con una metafora, raccontare chi si è, fare un'autobiografia, banalmente, come individui, è un percorso difficilissimo, soprattutto perché poniamo le domande a noi stessi, ma anche perché non vogliamo far sapere, come dicevamo prima, agli altri chi siamo fino in fondo. Abbiamo dei pudori, tutta una serie di meccanismi individuali. E così anche le organizzazioni, quando hanno al loro interno la sicurezza, senza doverlo comunicare, di sapere per quale motivo esistono, e quello è un rischio, è uno spazio di rischio. La mediazione che è migliore e che io propongo è di iniziare il percorso senza, come dire, farla cadere troppo all'alto, senza farla diventare un momento di autocoscienza distruttiva, perché il rischio è proprio quello di dilaniarsi al proprio interno alla ricerca di una risposta. Andiamoci per gradi e cominciamo a dividere il campo. Quando c'è troppo bianco, quando c'è troppo nero, svisceriamo un pochino la questione, suddividiamo la questione. Non sarà mai tutto bianco e tutto nero per davvero. Probabilmente ci sono delle sfumature che a noi non appaiono, però dobbiamo lavorarci un pochino. Per fortuna ci salva il grigio. Esiste il grigio, esiste lo spazio intermedio tra il nero e il bianco, che non è un colore solo, che è ampio, è una meravigliosa landa piena di possibilità, e noi lì dobbiamo andare a ricercare la risposta. Dobbiamo trovare quindi le parole, la rappresentazione che coglie pienamente quella sfumatura di grigio, che è la nostra sfumatura di grigio, che è un colore unico peraltro, diverso da quello degli altri, pur essendo nello stesso ambito cromatico, se vogliamo parlare sempre, restare nella metafora di colore. E questa identità non è rappresentata da filosofie, quindi parole sempre molto generiche, ideali, campate per aria, che alla fine non si materializzano mai e non portano un grosso progresso, insomma. Ma la sfumatura la scegliamo in base alle cose che facciamo, come dicevamo all'inizio. Riusciamo a dare una risposta al perché anche attraverso i progetti ai quali ci applichiamo quotidianamente. La domanda è sempre la stessa, ma la risposta può essere quindi molteplice. Anche lì, non inchiodiamoci all'obbligo di trovare un'unica risposta alla domanda perché. Ma ce ne sono tante possibili, tutte valide, tutte assolutamente coerenti e possibili. E soprattutto, per fortuna, ed è il secondo tema, il maestro ci dice il tempo cambia molte cose nella vita, il senso, le amicizie, le opinioni, che voglia di cambiare che c'è in me. Ok? Chi è? No. Battiato, vedi che sei bravo tu. E allora io posso aprire questo sacchetto che contiene i premi per chi risponde esattamente. Oh, vedi? Al volo. Hop! Oh! Non so se avete capito, che rispondere porta meravigliosi gianduiotti della mia terra, ok? No. Battiato, vabbè. Uno tra i tanti, però uno che dice che il tempo cambia molte cose nella vita, nel senso che questa risposta che stiamo cercando non è sempre unica, non è univoca, e il tempo, per esempio, è uno dei fattori che ci fa cambiare la risposta. Una organizzazione che nasce negli anni 70, faccio per dire un tempo lunghissimo,
era iniziata su dei perché definiti, una mission chiara e definita, passa il tempo e la mission cambia. E non dobbiamo spaventarci, perché è naturale che le cose cambino, perché cambiano le esigenze, perché cambiano le persone che ne fanno parte, perché cambiano le possibilità, fra virgolette, del mercato. Quindi noi stessi non dobbiamo imporci, come dire, non è un ragionamento sulla coerenza, o sul mantenere fede agli impegni, no, è capire che le evoluzioni sono benefiche e positive. Il tempo, come dicevo, è un fattore che ci porta a mutare la nostra mission. Di tutti i documenti che un'organizzazione dovrebbe produrre, sul fundraising il più importante è il documento di buona causa, che è un documento sostanzialmente dove ci sono tante parti, lo vedremo più tardi, in cui una di queste parti è appunto rappresentata dalla mission. La mission è proprio la parte che dovrebbe essere messa con su fogli mobili, perché deve essere, non dico costantemente, però frequentemente messa in discussione, un po' per verificare se ci siamo ancora in quella mission, oppure se il mondo e le cose che sono capitate ci hanno un pochino fatto deviare. E se ci hanno fatto deviare in una direzione positiva, dove riusciamo a realizzare delle cose, dove abbiamo un valore, portiamo valore aggiunto, dove riusciamo a realizzare progetti e dove manteniamo quell'identità diversificata, di cui parlavamo prima, quella nicchia, termine che poi anche questo vedremo, bene, cambiamola questa mission. Non è scritta sulla pietra. Abbiamo la possibilità e il vantaggio di aver trovato una nuova sfumatura di quel grigio che un tempo invece ci rappresentava pienamente, adesso invece dobbiamo fare un'evoluzione, un cambiamento. Ecco. A questo punto, se per esempio noi trovassimo insomma spazio di dialogo con il direttivo di un'organizzazione che già esiste, riunissimo intorno a un tavolo tutti quanti, ponessimo la famosa domanda: perché esistete? Intanto state pur certi che su 5 persone avrete come minimo 5 risposte diverse, se non di più. Quindi ciascuno interpreta il perché esiste in modo assolutamente individuale. Ma questa differenza dà spazio a una sintesi comune che qualifica meglio, chiarisce anche, magari uno era convinto di essere lì solo perché, non so neanche farvi degli esempi, però ciascuno la interpreta a modo suo. Ed è un bene anche che ci sia questa differenza, ma non troppo, perché poi ci si deve trovare su un terreno comune, altrimenti gli interessi e le spinte individuali a partecipare al progetto comune tirano in direzioni diverse, un po' come i cavalli della famosa metafora di Aristotele, credo, che tirano il carro, i cavalli neri e i cavalli bianchi devono comunque trovare una quadra per portare avanti questo carro. L'identità dell'organizzazione quindi cambia negli anni, ciò che resta invece sempre uguale, identico, sono i valori alla base dell'organizzazione. E intorno a questi valori però succede il Big Bang, succede, cambia tutto magari 10 volte al giorno. Noi dobbiamo avere ben chiari i valori, ma possono essere anche 2, possono essere anche 3, ma consapevoli del fatto che il resto può cambiare ed è un bene che lo faccia. Questo significa, tra l'altro, nell'aggiornamento della mission, nell'aggiornamento del perché, nel modificare la risposta a quelle domande. La domanda ci proviene dall'esterno, ma ci proviene anche dall'interno, dicevamo prima. Aggiornare questa mission è l'occasione migliore che ci può capitare per rinnovare l'impegno di tutto il gruppo di lavoro, di tutta la nostra comunità di riferimento, chiamiamola anche così, per affermare quello che dicevamo prima, cioè l'unicità del modo di operare. Quello è assolutamente il momento per ritrovare la forza. Non è il momento della disgregazione perché le risposte sono difformi, ma è il momento per ritrovare l'unità e la sintesi. Quindi, nelle nostre organizzazioni, e questo non crediate che sia una cosa, non è per niente sganciato dal fundraising. Sembra tutto spostato sul managing dell'organizzazione, però se l'organizzazione non rappresenta, non si identifica con parole chiare, definite, non ha una mission con cui poter andare, ripeto, all'esterno a chiedere denari, anche il fundraising non funziona. No? Quindi, se abbiamo un momento di impasse, se non sappiamo bene dove stiamo andando, un po' come quello, non so cosa ci stiamo facendo su questa terra, ritroviamoci, parliamoci, poniamoci la domanda, rispondiamo
e vediamo di trovare una bella sintesi comune. Magari ci vengono fuori degli spunti che non credevamo di poter avere. Quella è l'occasione buona. Cerchiamola. In questo senso, quindi, ripeto la cosa detta prima, aiuto alla risposta ci viene da ciò che facciamo. Sembra? Oh, le scope. Il discorso è che se noi abbiamo difficoltà a rispondere al perché facciamo una cosa, cerchiamo una risposta in che cosa facciamo? Abbiniamo le due domande, mettiamo insieme e secondo me se ne esce bene. Anche qui, spunti. Immediatamente recuperare il testo che enuncia la mission della nostra organizzazione. E se non l'abbiamo mai fatto, farlo, ovviamente. Ma se già è stato fatto, da qualche parte ci sarà, leggiamolo, recuperiamolo, analizziamolo e rispondiamo banalmente alla domanda: è comprensibile? Fundraising for dummies, me compreso. Cioè, è davvero una roba iperfilosofica, arzigogolata, che stava solo nella mente di chi ha fondato l'organizzazione e quindi nessun altro, come dire, detenere saperi è sempre un punto di forza, no? Chi sa più cose governa. Invece no, in questo caso dobbiamo davvero condividere il sapere al meglio. È comprensibile, riusciamo a leggerla, riusciamo a spiegarla, riusciamo a rappresentarla, anche senza doverla tradurre, per com'è. Prima cosa da fare. Seconda cosa da fare. È attuale? Ancora? È ancora valida? Rispecchia oggi i motivi per cui la mia organizzazione esiste e opera? Chi lo sa? Poniamola alla prova dei fatti. E, collegato a tutto questo, c'è uno iato, uno spazio di contraddizione tra cosa c'è scritto e che cosa realmente facciamo? Oppure c'è una bella identità? Anche su questo, corriamo ai ripari, non cambiamo le cose che stiamo facendo, cambiamo la mission, che è possibile, evolviamola, portiamola da qualche altra parte. E al tempo stesso però ragioniamo su che cosa è rimasto intatto nel tempo, perché anche quello è un meraviglioso punto di forza, è un meraviglioso spazio per ritrovare unità. Cacchio ragazzi, sono 20 anni che tutto sommato noi riusciamo a realizzare cose su questa linea tematica. Bello far parte di un gruppo che ha, in questo caso, la coerenza come uno dei punti di forza, ma non così, incarnato in progetti, roba vera, ciccia. Prendiamoci un po' più di tempo, passiamo a una settimana di ragionamento e, nel caso di un aggiornamento, come lo facciamo? Come aggiorniamo? Come modifichiamo la nostra mission? E anche qui utilizziamo la sintesi, uno slogan. Magari la nostra mission occupa una mezza paginetta. E se dovessimo usare uno slogan, il famoso tweet, i famosi 140 caratteri, come riusciamo a rappresentarla? È possibile farlo intanto? E se non è possibile farlo, perché? E quindi lavoriamo su questa sintesi, che è anche comunicabilità, rispondere ai perché che ci vengono da fuori. Perché ti devo sostenere? Perché prevenire è meglio che curare. E io ci credo. Boom. Prendiamoci ancora un po' più di tempo, un mesetto, e proponiamo al nostro consiglio direttivo di fissare un incontro durante il quale tutti facciamo quel lavoro di autocoscienza e rispondiamo alla domanda perché esistiamo. E a quel punto si apre il dibattito e vediamo cosa ne esce fuori. Ok? Tutto più o meno chiaro? Sì, sì, sì. Come non? Prospect. Qualcuno si è avventurato sul tema dei prospect? No. Una considerazione. Allora, microfono che è lì sul cuscino verde. Considerazione. Sì, non l'abbiamo proprio approfondito, però ci siamo posti la domanda. Tu ci avevi anticipato che sono i sostenitori, i finanziatori, cioè quelli a cui dovremmo rivolgerci praticamente. Abbiamo pensato, vabbè, che tipo di ragionamento potremmo fare su questo tema, e abbiamo pensato più che altro a un tipo di selezione rispetto alle persone a cui potremmo rivolgerci, quindi ci sono dei casi in cui non possiamo parlare a tutti nello stesso modo, ma dobbiamo scegliere la fascia
che si adatta di più alla nostra causa e scegliere anche il tipo di comunicazione adatto. Questo è stato quello che ci siamo detti, insomma. Ok, quindi un lavoro di selezione, però non mi è ben chiaro se dobbiamo selezionare il messaggio, cioè scrivere la frase adatta, no? Quando uno compie gli anni, quando uno si sposa, quando uno fa l'anniversario di matrimonio, la frase adatta, oppure se dobbiamo fare un ragionamento a priori per selezionare le persone che più probabilmente ci... Sì, è questo che abbiamo detto. La seconda detto, parte. La seconda parte. Una selezione non sul messaggio, ma su chi, beh, sulle persone. Beh, penso che si debba ragionare su entrambe le cose, però noi avevamo pensato che effettivamente se per esempio si è una onlus che fa argomenti, cioè che ha come obiettivo principale quello della prevenzione, diciamo, del cancro al seno, ovviamente ti devi rivolgere alle donne a una determinata magari fascia d'età e via dicendo. Ovviamente credo che sia inscindibile il fatto che tu debba anche ragionare su come comunicare quel messaggio. Okay. Sono cose che vanno insieme. Seguo il tuo caso, il tuo esempio di caso, e penso che in realtà è corretto il ragionamento, ma perché non fare una campagna dedicata ai mariti di quelle donne? Giusto. Perché anche loro hanno sicuramente un interesse sul tema della prevenzione del cancro al seno. Quindi anche lì è vero ragionare sulla selezione dei prospect per farli in qualche modo, scusate, funzionare meglio in termini di donazione e di risposta, ma non escludiamo a priori dei campi. Aumentiamo i nostri ragionamenti su come coinvolgere anche platee differenziate. Ragioniamo piuttosto su qual è, cioè, il tipo di interesse che diverse categorie... chiamiamole sociali per semplificare, possono avere sul nostro progetto, sul nostro tema. E troviamo anche lì spazi di azione che poi vengono rappresentati da comunicazioni mirate, da qualifiche particolari e dedicate, customizzate, direbbe qualcuno, della nostra comunicazione, così come dei nostri progetti, ma non escludiamo a priori delle platee. Ne pensate su questa suggestione che viene da questo gruppo? Vi ritrovate? Vi sembra interessante? Le persone non sono tutte uguali. Rivolgersi a tutti è impossibile, è un errore. Quindi... Ok. Allora, il tema del prospect... Terminologia. Parentesi di terminologia. Il prospect, come dicevamo, il soggetto, l'individuo che ha già una conoscenza della nostra organizzazione, della nostra mission, di quello che facciamo, ma che ancora non è diventato un nostro donatore, ma è un soggetto che, gergo tecnico, si sta mano a mano scaldando rispetto ai nostri interessi, al nostro sostegno. Prima del prospect c'è ancora uno stadio ed è il suspect. Tecnicamente il suspect è il contatto freddo, quello che è poco sollecitato, quello che magari ci ha, che ne so, dato una donazione casuale, un po' così. Quindi da farlo diventare prospect ci vuole ancora un passaggio di coinvolgimento. Dopodiché, quando abbiamo scelto tra i prospect, li abbiamo sollecitati, ci hanno dato una risposta positiva a alcuni, a quel punto diventano nostri sostenitori effettivi e tecnicamente, anche qui terminologia inglese, diventano donor veri e propri. In un passaggio ulteriore nel tempo e rispetto anche alla consistenza della donazione, alla vicinanza, al coinvolgimento, al grado di coinvolgimento, al calore che aumenta, possono anche diventare major donor, cioè grandi sostenitori. Per grandi sostenitori si intendono cifre davvero consistenti. Ma il major donor di solito condivide con te proprio un percorso, un progetto quasi dedicato, non dedicato a una persona, ma dedicato ai veri interessi. Non abbiamo un solo major donor, magari ne abbiamo più di uno, ma questi ci sostengono un progetto specifico. Ogni tanto, o meglio di solito, di norma, il major donor viene coinvolto, viene identificato, se sono aziende... corporate donor,
se sono individui, sono major donor su un progetto, per esempio, di costruzione di un centro, di un edificio, dove ci vogliono tanti denari, ma dove, insomma, la realizzazione materiale è robusta, è intensa, no? Ma anche qui il rapporto con il donatore, entrano in scena adesso i donatori, non ne abbiamo parlato prima. Prima abbiamo parlato di progetti, di identità, di cosa facciamo. Adesso invece abbiamo le persone di fronte a noi, finalmente. Allora, restiamo coi piedi per terra, non avventuriamoci sui major donor, perché insomma ci vuole tanta strada e tanto lavoro per raggiungere un donatore che ti dà, che ne so, 100.000 euro ogni anno con una pianificazione di 5 anni. Succede, però noi stiamo coi piedi per terra, ragioniamo su quelli che possono essere per ora prospect. La domanda che sta alla base è quella che ci poniamo tutti noi che cerchiamo denaro. Dove sono i miei sostenitori? Dove sono i miei donatori? Chi sono? A chi posso chiedere un sostegno? Nel senso che il mondo è vasto, ma per forza di cose devo cominciare a cercarli e individuarli con un po' più di sicurezza. Allora, questa è una parte che potrebbe essere, non la parte che vi sto raccontando, ma il pezzo del lavoro del fundraiser sul rapporto con le persone, che dal mio punto di vista è proprio il centro della questione, potrebbe anche apparire un po' noioso, nel senso un po' meccanico, perché abbiamo a che fare con l'aggiornamento dei dati, con la compilazione di tabelle che ci tengono aggiornati, ripeto, su tutti i passaggi del rapporto che abbiamo intessuto con questa persona, che raccolgono dati sull'identità, sugli interessi, anche sul potenziale di spesa e di sostegno di queste persone. Quindi può apparire, ripeto, un lavoro da un lato un po' meccanico, dall'altro può apparire un'intromissione nel privato delle persone. Però vedremo dopo che non è così. Io vi metto già sul piatto quelle che potrebbero essere delle obiezioni, così insomma le abbiamo già in qualche modo presentate, poi magari approfondiamo. Allora, banalmente, senza sostenitori non c'è la raccolta fondi, senza il fundraising non c'è il progetto, e senza il progetto il mondo perde un sogno. Perché noi dobbiamo ragionare anche in questi termini, perché le cose che noi realizziamo prima non ci sono, non esistono senza di noi. E quindi abbiamo in qualche modo la spinta ideale anche a realizzare delle cose che sono dei sogni, sono probabilmente dei sogni di benessere, dei sogni di miglioramento, di progresso, e via dicendo. Poi, come detto tante volte, qualcuno può anche raccogliere fondi per armare una piccola popolazione nei boschi, però insomma non è proprio la mission nella quale si trovano così tanti sostenitori. Noi di solito le nostre mission sono tutte positive, no? Per il miglioramento delle condizioni, per la risoluzione di problemi. Quindi dobbiamo pensare che la catena sostegno, individui, progetto, realizzazione di un sogno deve essere sempre abbastanza presente. Quindi la risposta senza dubbio più efficace a dove sono i miei donatori è il titolo di questo meraviglioso libro di chi? Bene, ottima risposta. Anno? Ottima risposta. L'anno è il 2005. In italiano è stato tradotto così, molto forte, incredibilmente vicino. Secondo me il titolo originale in inglese funziona sempre molto meglio, perché extremely loud and incredibly close. È proprio una roba, un climax quasi ascendente. I nostri sostenitori sono lì, sono incredibilmente vicini e sono molto forti. Nel senso che non dobbiamo cercare tanto lontano, dobbiamo cercare vicino, e dobbiamo però cercare bene, dobbiamo avere il criterio della ricerca. Il tema del prospecting, che in italiano si traduce orrendamente con prospezione, vi giuro è così, ma meglio non usarlo in pubblico perché magari la gente si offende, è la selezione dei contatti migliori da sollecitare quando cerchiamo un sostegno al nostro progetto, molto banalmente. Quindi il prospect è un contatto, sì, ha già qualcosa di noi, però tra tutti questi noi selezioniamo quelli a cui ci sentiamo più in grado, per ottenere una
nell'ottica di ottenere una risposta positiva, ci sentiamo più in grado di chiedere un sostegno. Perché il problema vero del fundraising, come di tanti altri aspetti di relazione, è chiedere qualcosa. Chiedere qualcosa agli altri ci pone sempre in una dimensione un po' disagevole. Figuriamoci chiedere soldi. Figuriamoci. E quindi dobbiamo selezionare le persone a cui, insomma, a cui chiedere denaro ci consente un maggior comfort possibile. Abbiamo la fortuna di non chiedere soldi per noi individualmente. Abbiamo la fortuna di chiedere soldi per un progetto in cui crediamo insieme a una mission che è valida e condivisa. Quindi, in qualche modo, abbiamo un po' le spalle coperte, non siamo soli. Non sono io che esco per strada putignano, magari mi danno dei soldi perché il mio accento è diverso e dico, oh, poverino, sto qua, viene dal nord, diamogli una moneta, potrebbe capitare. Però, in questo caso, chiedere è sempre un atto un po' doloroso, mi permetto di dire. Dobbiamo ragionare, cominciamo a chiedere alle persone a noi vicine. Il prospetto o potenziale donatore, giusto per darvi la definizione più efficace, è la prima persona da contattare per essere ragionevolmente certi di agire in modo efficace, cioè ottenere quello che sto cercando, o più vicino possibile, e efficiente. Perché i due concetti di efficacia ed efficienza che ci sono sempre nell'organizzazione di qualunque processo, ci sono anche qui. Noi dobbiamo raggiungere l'obiettivo e disperdere minori energie possibili. E per noi minori energie possibili, come sempre, sono denaro, perché il fundraising costa, e tempo. Okay. Allora, la risposta è noi non li abbiamo i potenziali donatori. Non è vero, perché non ci hai mai pensato, probabilmente. Perché ti sei fatto frenare un pochino da, giusto, il pudore, anche la, come dire, la novità di cercare dei sostenitori. Quindi non facciamoci perdere, non perdiamoci l'animo, non facciamoci prendere dal panico insieme. Dobbiamo cercare i potenziali donatori principalmente da due grandi bacini. Allora, tecnicamente ci sono delle modellizzazioni che rappresentano, a partire dall'universo, una sorta di cerchio dei costituenti, la nostra organizzazione, dove al centro c'è il direttivo della nostra organizzazione, poi ci sono tutte le persone che ci lavorano, poi ci sono i beneficiari, scusate, quelli che direttamente vengono interessati dalle opere che facciamo, i soci sostenitori, i soggetti con cui abbiamo relazioni professionali legate ai progetti che facciamo, e quindi a scemare i portatori di interesse sempre più generico, fino ad arrivare, ma giusto per fare la tara, all'universo mondo, che però è una dimensione ovviamente inutile, futile. Questa è la rappresentazione tecnica. Semplifichiamo, perché noi stiamo parlando comunque di organizzazioni un po' piccole, di organizzazioni locali, insomma non stiamo parlando dei top player del mercato, no? di Emergency piuttosto che di Medici Senza Frontiere, piuttosto che dell'UNICEF o del FAI, eccetera. Quindi semplifichiamo, portiamo a due i bacini potenziali dentro cui andare a cercare, perché ci sono i nostri prospect, ma andiamo a qualificarli meglio e cominciamo a chiedergli un sostegno. Il primo è rappresentato dalle persone che sono in relazione con l'organizzazione, cioè i nostri soci e i nostri ex soci. Cioè sono persone che sanno chi siamo, ci hanno sostenuto magari con un sostegno leggero, una tessera, che è un impegno tutto sommato poco gravoso, che permette peraltro di avere dei benefici, dei benefit, e questo primo universo deve essere selezionato, analizzato, dobbiamo raccogliere dati su questi soggetti, dobbiamo cominciare a capire meglio chi sono, ma non di nascosto, anche chiedendoglielo. Dobbiamo qualificarli meglio. Il secondo grande bacino sono quelli che hanno avuto relazione, che hanno relazione con le cose che facciamo, quindi non con chi siamo, ma con le cose che facciamo, ovvero i beneficiari, un esempio, i beneficiari di un servizio di animazione all'ospedale, se facciamo i clown dottori, faccio per dire. Quindi, soci, ex soci, conoscono l'organizzazione, beneficiari, conoscono e hanno beneficiato appunto di quello che facciamo. Questi sono i due universi pieni di prospect.
Insieme possiamo mettere però in campo, ed è secondo me assolutamente fondamentale farlo, vincendo un po' di timidezze e ritrosie, le persone che sono in diretta o stretta relazione con noi membri dell'organizzazione. O autore del progetto, insomma, quelli che ci lavorano. Familiari, amici, colleghi di lavoro, cioè persone che sanno chi siamo come individui. Quasi dico, indipendentemente dai progetti che portiamo avanti o dall'organizzazione di cui facciamo parte. Qua ci rivolgiamo a persone che ci conoscono, ripeto, come individui. Io sono un aspirante regista. Voglio fare un film, ho bisogno di soldi, chiedo ai miei amici. Mi conoscono, conoscono la mia passione, magari non conoscono il progetto e glielo posso raccontare, però comincio a chiedere a loro. Molto banalmente, quando abbiamo bisogno di un sostegno dobbiamo chiedere alle persone a noi più vicine, un po' perché è più semplice. E non è una regola, non è una cosa sicura, perché probabilmente qualcuno di voi potrebbe pensare no, anzi, sono i più difficili. Meglio chiedere a un estraneo che chiedere a una persona che già mi conosce, perché mi vergogno, perché chiedere soldi comunque ci pone in una condizione di debolezza, lo dicevamo prima. Non è così vero, dobbiamo provare a vincere un pochino questa ritrosia, che è solo un habitus mentale, in realtà, e non è un anestetico del ragionamento che dobbiamo iniettarci nel collo. In realtà, probabilmente, proprio tra quelle persone ci sono persone che non vedono l'ora di darci una mano. E noi dobbiamo semplicemente... aspettano che noi glielo chiediamo. Dobbiamo solo prenderci di coraggio, perché crediamo nella nostra idea, e andare a chiedere a loro. A questo punto, setacciare il bacino dell'organizzazione o del progetto diventa più facile. Perché? Nell'organizzazione del progetto c'è meno, dicevamo prima, rapporto personale, è più distaccato, che sono beneficiari, abbiamo anche qui lo schermo dell'organizzazione davanti a noi, siamo più tranquilli, possiamo chiedere. Setacciare invece il bacino delle relazioni dirette è psicologicamente più impegnativo, perché vengono fuori i soliti discorsi, abbiamo detto, no? Io ho scritto qua, questi sono amici, lasciamoli perdere, non mettermi in imbarazzo. A chiedere, non mettiamo loro in imbarazzo, perché ci immaginiamo di non voler provocare imbarazzo a loro che ci rispondono di no. Quindi ci intorciniamo la mente di problemi psicologici, eccetera. Ma se iniziamo da zero, ed è probabile che trovarci in questa condizione, il bacino delle relazioni dirette e personali deve essere il punto di partenza. È obbligato, altrimenti se nemmeno loro ci danno una mano, magari ragioniamo un pochino su cosa stiamo facendo. Il concetto è sempre quello. Cerchiamo vicino, perché comunque un primo sostegno venuto da vicino ci dà fiducia ulteriore per andare avanti nella bontà del nostro progetto. Se cominciamo a chiedere a persone un pochino più distanti, è più alta la probabilità che ci dicano di no, ed è più alto il rischio insito nel convincerci della cattiva qualità del nostro progetto, della cattiva qualità della nostra proposta. Quindi insomma abbiamo bisogno il prima possibile di risposte positive. E le risposte positive vengono dalle persone che già ci conoscono. Succede sempre così. Nell'uno e nell'altro bacino, quindi, dei soci, non soci che ci conoscono e beneficiari dei progetti e delle nostre relazioni personali, dentro ci sono i nostri prospect. Una media abbastanza realistica del successo nella richiesta è una proporzione di 4 a 1. Ogni 4 richieste, una va a segno e ci dà sostegno. Dobbiamo mettercelo in testa, avere un po' il conto di questa cosa qua. Non farci sfiduciare da percentuali più basse, non pensare o arrabbiarci se non tutti ci danno una mano. Realisticamente, 4 a 1. Ma di questi 4, anzi questi 4, devono essere qualificati, non devono essere persone qualunque, dobbiamo conoscerli e selezionarli, dobbiamo fare del prospecting, dobbiamo sapere che a quel nome vanno associate determinate caratteristiche,
di relazione, di conoscenza, di condivisione di ideali, di condivisione di progetto, la loro storia di partecipazione alle nostre iniziative. C'è un tesserato che fa la tessera, come Marco Cassisa, che ha fatto la tessera di Sepik ed è venuto poche volte, perché è un po' distante, oppure ci sono dei tesserati che vengono a tutte le iniziative che Sepik fa. C'è una bella differenza, eh? L'oggetto con cui l'abbiamo qualificato è lo stesso, la tessera, però il rapporto che hanno con noi è ben diverso. A chi chiedereste prima? A uno che sta a 800 chilometri, anche un po' di più, di distanza o no? O all'altro, ovviamente. E dobbiamo toglierci anche dalla testa un'altra idea, che è anche qui rischio di autocentratura. Il nostro progetto è così importante che tutti vorranno sostenerci. No. No. Questo non vuol dire che però il nostro progetto non è buono. Attenzione. Questo vuol dire che noi non dobbiamo illuderci del fatto che tutti, intanto chi sono questi tutti? Che tutti ci vorranno davvero sostenere. Per i motivi più diversi. Perché, boh, non si sa. Però non dobbiamo andare a chiuderci nel ragionamento, mamma mia, perché non mi ha sostenuto? Lo dobbiamo fare, ma in un secondo momento, non all'inizio. Il discorso è che di solito, anche qui faccio un esempio pratico, facciamo una campagna, per esempio, quelli un po' più grossi che hanno più soldi da investire, facciamo una campagna di mailing, di invio postale, il bollettino, ok? Di norma, una percentuale di successo, ma alta, da champagne, è l'1%. Noi spediamo 100 lettere e uno ci dà dei soldini. Questo lo fanno, cioè questi sono i risultati dei grossi, dei top player. Quindi siamo pur tranquilli, non chiudiamoci nella tristezza. Il successo è una piccola cosa in questa fase. Il vero successo è che quell'1% resti con noi più tempo possibile. Perché se resta con noi più tempo possibile, noi ci sentiamo, e quindi ci sostiene, noi ci sentiamo autorizzati, dopo 2 o 3 donazioni, a chiedergli qualcosa di più. Perché se loro rinnovano, e lo vedremo anche questo dopo, se loro rinnovano la donazione, a un certo punto è come se ci chiedessero, o ci dicessero, ti autorizzo a chiedermi di più. Mi piace stare con te, mi piace sostenerti, mi piace quello che fai, condivido la tua linea. Chiedimi qualcosa in più. Cioè, cavolo, fino adesso ti ho dato. Chiedimi qualcosa in più, te lo do. Se me lo chiedi, ovviamente. Quindi, successo delle campagne, di prime campagne di richiesta, molto basso, ma dobbiamo esserne consapevoli. Assolutamente consapevoli. Non è male. Li cerchiamo vicino, li troviamo vicino a noi, nei primi passi, e non dobbiamo, come dicevo prima, però pensare che tutti ci daranno una mano. Tutti non serve a niente, tutti non esiste. Se la baracca funziona, tutti a nessuno. Non è possibile pensare in termini di universalità nel sostegno. Da un lato è grave, perché vuol dire che non abbiamo proprio idea di come funziona il mondo, e insieme è un po' ingenuo, quindi sono due condizioni in cui dobbiamo cercare di non essere nell'ingenuità o nell'errore. Per esempio, esercizio utile. Prendiamo carta e penna, scriviamo quanti abitanti ha il comune dove lavoriamo. Numero, statistica, Wikipedia, ce l'abbiamo. Immaginiamo quante di queste persone possono essere realmente interessate a quello che facciamo noi, a naso. Sempre considerando di non chiudere troppo le categorie, nel senso che se noi raccogliamo per una scuola, no? Quante famiglie ci sono? Probabilmente nella famiglia dobbiamo già dimezzare, perché l'abitante, lo stesso nucleo familiare conta per una donazione, non è che la mamma dona e il babbo dona, quindi però non chiudiamoci troppo le categorie. A questo punto, quanti interessati? Quanti di quelli che abbiamo stimato come interessati sono disposti, secondo la logica comune, le conoscenze che abbiamo, a spendere 5 minuti del loro tempo per leggere o ascoltare una nostra proposta di sostegno?
cala di brutto il numero, ma cala di brutto. A questo punto stimiamo di queste persone che hanno ascoltato la presentazione del nostro progetto, quante di queste poi mettono mano al portafoglio? Crollo ulteriormente verticale, sembra che non ci sia mai fine, invece l'unica cosa che abbiamo capito è che sono meno di tutti. E che tutti, quindi, è un'immagine un po' così. Ma come? Siamo gli unici che facciamo a Putignano, faccio per dire, un'iniziativa legata ai bambini con queste tematiche, con queste professionalità. Ma cavolo, siamo assolutamente gli unici. E invece sì, è vero che siete gli unici, però non tutti sostengono. Bisogna coltivare le persone, farle crescere un po' per volta, partire da un nucleo piccolo. Tra l'altro, per la nostra organizzazione è anche più semplice, perché come detto il fundraising è un costo economico ed è un costo di tempo, e se dobbiamo ragionare e lavorare su piccoli gruppi di persone ci verrà molto più semplice, ci facciamo meglio le ossa. Quando abbiamo lavorato tanto tanto bene su poche persone siamo più pronti e strutturati, sappiamo fare meglio le cose per allargare quel bacino. Figuratevi cosa significa, cioè, non è una grande fortuna avere a disposizione subito 300 sostenitori, perché li devi gestire. E gestire 300 persone, non dico quotidianamente, ma poco ci manca, per te è un lavoro quotidiano, per i rapporti che hai con loro devi comunque stargli appresso, ogni 2 settimane, ogni 2 o 3 settimane gli devi raccontare qualche cosa, devi tenerli caldi, perché altrimenti se ne vanno se non hanno un ritorno. Quindi cominciare da gruppi piccoli è assolutamente necessario, soprattutto se si parte, fra virgolette, da zero rispetto al sostegno da individui. Ok? Scordiamoci il famoso discorso dei bandi per il momento, noi stiamo parlando di persone che ci sostengono, individui, privati. Quindi, se consideriamo ancora tutti come potenziali donatori, stiamo compiendo un percorso sulla strada più breve verso risultati nulli e quindi la fine del nostro progetto, che è, insomma, ci sono le tibie incrociate, il teschio lì, non dobbiamo assolutamente arrivare. Il pubblico generale non esiste. Le piccole organizzazioni non profit e un progetto personale devono invece convincersi e ragionare sul concetto che già è venuto fuori prima di nicchia. Nicchia concettuale per il nostro progetto, ma nicchia di pubblico, di sostenitori, piccoli gruppi. Per un motivo molto semplice, oltre al fatto che, cioè, perché non tutti ci sostengono? Perché, come dicevamo all'inizio, là fuori ci sono almeno 200 altre organizzazioni che chiedono soldi, per motivi simili ma anche diversi dai nostri. E una persona ragionevolmente non può sostenere tutti, deve fare delle scelte. E se noi conosciamo i criteri attraverso cui queste persone fanno le loro scelte, sappiamo dialogare con loro in modo migliore. Non basta la nostra proposta. Abbiamo fatto metà del lavoro, noi dobbiamo sempre tenere una gamba dentro e una gamba fuori dell'organizzazione. Dobbiamo conoscere e sapere chi siamo per poterci presentare, ma dobbiamo conoscere anche chi abbiamo dall'altro lato. E quindi dobbiamo fare a loro la proposta più affine, che possa portare risposte positive. Dobbiamo quindi, in un mercato, passatemi il termine, di donatori potenziali, dobbiamo evitare di farci la guerra tra poveri. Peraltro, perché ottimizzare il potenziale di raccolta fondi deve essere un meccanismo positivo, non di contrasto, e altrimenti si fa un'escalation di pubblicità, si fa la guerra, sono più importanti i bambini, no, sono più importanti i cani, no, sono più importanti, cioè, non ha proprio alcun senso. E chi lo fa sbaglia, perché applica logiche del marketing profit estremizzate a un contesto che non è quello giusto. Bisogna apprendere dal mondo profit, per esempio dalla pubblicità o dalle tecniche di comunicazione persuasiva, perché alla fine è un marketing mirato a ottenere il coinvolgimento e il sostegno, quindi ha a che fare con la persuasione delle persone. Dobbiamo capirne la logica, ma non fare le stesse identiche cose, perché noi non vendiamo niente. Questa è una cosa che ci dobbiamo togliere dalla testa quando presentiamo il nostro progetto. Non lo stiamo vendendo, non vendiamo il progetto, non vendiamo proprio niente. Noi facciamo in modo che si realizzi un beneficio per qualcuno, che è una logica proprio diversa.
più dura, più difficile, più complesso, più complicato, ma anche molto più premiante e stimolante, secondo me, poi, che ho scelto di fare questo. Le nicchie, quindi. Sì, dimmi, dimmi. No, dimmi. Sì. Una riflessione. Vuoi il microfono? Sì. No, facciamo, cavoli. Finalmente. Un segno di vita o qualcosa del genere. Aspetta. Ok, grazie. Rispetto a quello che stavi dicendo. Ma funziona. Ma c'era scritto, vabbè, facciamo finta di niente. La lucina, non so. Sì. Rispetto a quello che stavi, sì, dicendo, stavo facendo una riflessione tra me e me rispetto a quello che, diciamo, quotidianamente succede. Io faccio parte di un circolo ARCI, di un paese qui vicino, e quindi costantemente mi ritrovo a dover difendere il lavoro che facciamo. E quindi mi stava venendo in mente lo slogan: noi non vendiamo ma facciamo, perché insomma alla fine mi sembra sempre di dover difendere il lavoro che fanno delle persone a titolo gratuito, e quindi c'è sempre qualcuno di turno che, pur essendo vicino, pur usufruendo tra virgolette di eventi che facciamo, diciamo, eccetera, sono sempre nella logica: vabbè, tanto tu ci guadagni, e invece magari noi non ci guadagniamo niente. Quindi adesso su questa frase che hai detto, del fatto di che non stiamo vendendo qualcosa ma stiamo facendo delle cose, rispetto al fatto che dicevi prima di avere uno slogan, a quelle persone che costantemente mettono in discussione ciò che si fa, mi sta venendo appunto che lo slogan forse era: non vendiamo niente ma facciamo cose. Buona idea, usalo e dimmi come si è funzionato. Sì? Sì, poi tra l'altro, scusami, mi aggancio per un istante solo a quello che dici. C'è ancora di peggio, cioè c'è chi pensa che se tu lavori per un'organizzazione non profit che ha a che fare col volontariato, campi d'aria. Quindi non è solo la questione che gli altri pretendano le cose gratuite, ma è che anche tu non ci devi guadagnare niente. Cioè, quindi hai quasi l'obbligo morale di non guadagnare nulla. Se guadagni una volta 5 euro, allora esatto, devi chiedere 3 euro. Esatto, esatto. Questo è un grave errore, lo vedremo. È un pregiudizio, non è un errore. È un pregiudizio brutto, durissimo, sul quale bisogna combattere ogni giorno, ed è tanta la strada, che nasce da motivi, non so neanche se dire... umani, è proprio una scarsa conoscenza purtroppo del contesto, ma bisogna purtroppo, e lo vedremo anche dopo, per vincere il pregiudizio, giocare d'anticipo sui temi della trasparenza, dell'efficienza, della qualità. Comunque ne parleremo ancora, grazie. Io volevo chiederti, quanto può essere producente rivolgersi a due player del settore, che ne so, due fiorai, nel chiedere un sovvenzionamento, Chiariscimi meglio il caso, però, perché che ne so, voglio organizzare una mostra per fiori e mi rivolgo a due fiorai che magari sono competitori quanto può essere efficace questa strategia? Cioè, mi conviene andare da uno o da tutti e due? È un caso concreto o è una modellizzazione? Dovrà verificarsi. Allora, intanto siamo in un campo che è, non dico diverso, però insomma ha delle logiche molto dedicate, che è quello delle relazioni con il mondo profit, cioè il dialogo che si ha con il corporate, il fundraising dedicato al corporate, nel quale le casistiche tipiche sono quelle della sponsorizzazione o economica o in beni e servizi. Il sostegno da parte di un privato di un privato azienda, scusatemi, non di individui, è di norma o denaro o beni e servizi che quell'azienda produce. C'è un terzo caso eventuale, che è quello della pubblicità, ma è una pubblicità reciproca che va fatta. Quindi insomma è una casistica tutta dedicata e tutta particolare. Se la domanda proprio stringente è: nello stesso territorio insistono due aziende uguali che fanno le stesse cose e che ovviamente sono competitor tra loro, io devo organizzare un evento che non ha logica profit, chiedo all'uno o chiedo all'altro? Allora, secondo me è corretto chiedere a tutti e due, ben specificando che questa iniziativa
quindi nella massima trasparenza, dicendo all'uno che abbiamo chiesto anche all'altro e all'altro che abbiamo chiesto anche all'uno. Intendo dire che lì non è un gioco, cioè può sembrare una logica gaming, però c'è il rischio che uno ti dica non vengo perché c'è anche l'altro, ma c'è anche il rischio che tu sia così bravo da presentare la tua iniziativa come un'iniziativa terza, sganciata dalle logiche, che è un'opportunità grande per entrambi e che ti dicono entrambi sì. Lì il gioco è come per le persone, per i prospect, individui, dobbiamo conoscere le loro logiche e i loro valori, dobbiamo conoscere le logiche e i valori di una persona, di un imprenditore che fa business, e dobbiamo porci a lui in una logica business, dobbiamo studiare e gli dobbiamo offrire tanti tanti benefit, tanti tanti incentivi, di modo tale che lui, fra virgolette, a costo zero o quasi, nel senso che magari, non so, gli vuoi chiedere dei soldi o gli vuoi chiedere di portare i suoi prodotti e di essere presente, perché magari la presenza di un'azienda a noi serve in quanto tale perché ci dà prestigio, perché dà richiamo, per esempio, oppure per chiedergli dei denari, però dei denari collegati a una cosa che altrimenti non si potrebbe fare lui azienda da solo. No, però chiudo solo il discorso, i benefit. Quando si dialoga con le aziende bisogna essere inattaccabili sul tema dei benefit, bisogna studiare alla grande quello che noi diamo in cambio della loro presenza e del loro sostegno. Pubblicità, dobbiamo dire per bene che avremo un sito, gli accessi al sito, che facciamo questa pubblicità, che facciamo i banner, che facciamo un comunicato per radio, che facciamo questi comunicati stampa, e, perché per loro è tutta roba che altrimenti pagherebbe e che noi gli diamo a costo zero grazie alla loro presenza. E poi gli dobbiamo garantire di fare una cosa che altrimenti loro non farebbero, che noi abbiamo un'idea innovativa per promuovere magari il loro business. Dobbiamo trovare la massima coerenza possibile tra il nostro evento e il loro core business, la loro mission aziendale, quindi insomma dobbiamo, tu mi hai parlato di questioni proprio di fiori sullo stesso prodotto, cioè, no, ma per esempio va molto bene questo, strano sarebbe chiedere a un evento dedicato, non so, cioè, alla bioedilizia, banalmente, di chiedere a un'azienda di panificatori. Non c'è tanta coerenza, è più probabile che ti dicano di no, dice vabbè, ma il tema non è che mi interessa tanto. Quindi anche lì nella scelta dei sostenitori profit dobbiamo trovare un punto di coerenza. Se non li conosciamo, se li conosciamo personalmente invece, se sono amici, perché ovviamente non c'è tantissimo, me ne rendo conto per ora nel rapporto con i sostenitori come aziende, perché ho voluto centrare molto di più, però se mi chiedete cose in questo senso aggiornerò la lezione per domani e metterò dentro anche qualcosina in più sul dialogo con le aziende. Però le aziende non sono enti, sono persone, quindi è probabile che il titolare dell'azienda sia una persona che noi conosciamo o che con un passaggio di presentazioni noi possiamo conoscere. Quindi comunque stiamo parlando con persone che hanno una logica profit, che hanno il loro, insomma, modo di vedere il mondo e di impegnarsi e di coinvolgersi, ma comunque sono sempre persone. Andiamogli a parlare, cerchiamo di capire e di farci capire. Però noi dobbiamo sempre, noi organizzazione non profit, ma non noi poverelli, noi che proponiamo qualcosa di completamente diverso da quello che loro hanno fatto fino a oggi, quindi noi valore aggiunto, dobbiamo presentargli questo valore aggiunto nel modo più possibile. Una delle classiche leve su cui lavorare è: noi intercettiamo un target di consumatori che voi non intercettate. I nostri sostenitori, i nostri amici, i nostri soci, le persone, i portatori di interesse intorno alla nostra organizzazione sono fatti così, così, cos'ha, molto probabilmente è un pubblico che è un target di consumo che voi non intercettate. Quindi se aderite alla nostra iniziativa vi portiamo alla visibilità di un target che voi raggiungereste forse spendendo molti più soldi in pubblicità. Quella è una leva molto forte, differenziare il target, aumentare il target potenziale. È una logica profit che noi possiamo serenamente possedere, maneggiare e presentare. Quindi per rispondere in sintesi estrema alla tua domanda io direi sì, andare a chiedere a tutti e due, chiarendo il percorso, chiarendo il meccanismo, dicendo noi non è che siamo titolati a fare delle scelte, noi abbiamo questo progetto e anzi lo consideriamo un'occasione per l'intero nostro territorio. E quindi ci sentiamo in assoluto dovere di chiedere a tutti e due di non fare distinzioni, perché non siamo qui noi per fare distinzioni. Sta a voi la scelta se partecipare oppure no. Noi vi proponiamo questa opportunità.
La seconda logica, la terza, anzi, tra quelle che dicevo, che ingaggia il mondo profit, l'azienda, è una logica di responsabilità sociale. È un grande parlare, cioè non è solo parlare, ma è fare, la cosiddetta CSR, Corporate Social Responsibility. È un tema di grandissima attualità. Ci stanno anche producendo, per fortuna, delle politiche su questo tema, e cioè il coinvolgimento delle aziende private nel benessere dell'ambiente in cui operano. Okay? Spesso è molto affine a quello che dicevamo prima rispetto alle storie, cioè sono cose che già le aziende fanno, ma che non hanno mai avuto la possibilità di mettere alla piena ribalta, di farle conoscere. Ci sono aziende che si occupano molto del loro contesto. Il più delle volte sono politiche ambientali, cioè aziende che mettono in campo e certificano con dei dati la riduzione dell'impatto ambientale, se sono aziende che utilizzano acqua o scaricano acqua che hanno dei depuratori, emissioni di inquinanti, insomma, molta della corporate social responsibility si è orientata sul tema ambientale. Ma non è solo quello lo spazio. Lo spazio è anche sul benessere dei lavoratori, politiche interne all'azienda che permettono ai lavoratori di avere dei benefici. Uno per tutti, gli asili aziendali. Quello è un forte tema di CSR. Un terzo tema è quello appunto della contributo, presenza, sostegno a iniziative esterne all'azienda del territorio, come per esempio una proposta di una organizzazione non profit. Le aziende stanno avendo finalmente un po' di più le orecchie attente a questo tema, quindi se glielo si pone in ottica professionale, ovviamente, conoscendo queste tematiche, loro potrebbero dare una risposta positiva. Potrebbe generarsi quel caso che dicevamo prima, in cui un'azienda, in questo caso, non aspetta altro che qualcuno gli vada a proporre un progetto di social responsibility, perché loro vorrebbero fare, ma non sanno bene cosa fare. Allora arrivi tu, che hai un progetto in mano, e cominciate a discuterne. Ok? Grazie. Su per giù? Vi torna? Dicevamo appunto sulla nicchia e lo scopo dell'ottimizzare il potenziale di raccolta fondi. Io qua, se qualcuno sa pronunciare velocemente questo scioglilingua, ha un cioccolatino. Nella mischia c'è la nicchia di chi ci somiglia. Perché è così? Perché nella mischia, nell'universo, dobbiamo convincersi del fatto che esiste la nicchia di chi si somiglia. Nel senso, di persone simili tra loro. E noi dobbiamo semplicemente identificare queste somiglianze, e queste somiglianze non sono solo tra gli individui che compongono la nicchia, ma sono le somiglianze rispetto ai nostri criteri, no? I nostri punti di forza, le nostre tematiche, sono interesse di non una, ma alcune persone interne a una mischia. Dobbiamo quindi trovare l'incrocio tra la nostra mission, the big why, grande perché che sta intorno a tutto, l'incrocio tra la mission, i progetti e i valori di queste persone. Bisogna chiederglielo anche, cioè non è materia oscura e alchemica. I valori delle persone sono evidenti nel momento in cui compiono determinati comportamenti. Un comportamento è l'adesione, ad esempio, alla vostra associazione, o la presenza a determinati eventi. Oppure sono risposte a domande esplicite che gli avete fatto, qualche questionario, qualche intervista personale. Poi anche qui parliamo di ambiti di persone che tutto sommato si conoscono. Parlando con queste persone sappiamo quelle che hanno più a cuore un tema piuttosto che un altro, che hanno una storia personale legata a un tema piuttosto che a un altro, che ci può in qualche modo, che può intercettare e incrociare la nostra mission. Dobbiamo essere assolutamente convinti, ma è così, che i nostri prospect sono lì. E noi dobbiamo fare una cosa sola, aprire la porta, andare fuori e coltivarli. Io trovo che sia una cosa molto bella, perché è anche legata al conoscere meglio le persone. È una cosa che personalmente mi interessa, sapere come pensano le persone, ma non per manovrarle ovviamente, ma perché conoscere l'altro è sempre un viaggio meraviglioso, una scoperta molto forte.
E qui arriviamo un po' alla parte noiosa della questione, perché per sistematizzare tutta questa messe di dati che noi dobbiamo cominciare a raccogliere per qualificare i prospect e scegliere tra i prospect quelli a cui è più facile porre una domanda per avere risposta positiva, per sistematizzare i dati abbiamo bisogno di uno strumento. Lo strumento classico è il database. E questo database è un patrimonio grande. Si parte banalmente dalla rubrica del telefono. Si può partire dalla rubrica del telefono che ogni associazione può avere, ma senza ficcare dentro tutto, senza criterio. A ciascun contatto facciamo corrispondere uno o più, in realtà, qualifiche, aggettivi. Loro hanno fatto questo, questo e quest'altro, hanno interesse su questo tema specifico tra quelli che noi trattiamo, hanno rappresentare qualche episodio, ci sono venuti a trovare X volte, se lo sappiamo, se non lo sappiamo cominciamo a ragionare in termini di contabilità e rendicontazione delle presenze in qualche modo. Teniamo gli occhi aperti quando organizziamo un qualche evento e andiamo a vedere chi c'è e chi non c'è. Molto banalmente mettiamo un piccolo foglio firme, mettiamo delle piccole schede, banalmente. Vuoi restare aggiornato sulle iniziative che faremo in futuro? Metti i tuoi recapiti e metti una firma. Questa cosa ci serve anche molto per un altro tema che vedremo. Insomma, cominciamo a qualificare questi nomi, quelli che per ora sono solo nomi, insieme alle nostre conoscenze pregresse, perché noi sappiamo estranei totali nei nostri contesti, non è che ce ne sono tantissimi. O se sono estranei, però con una conoscenza di mezzo, i gradi di separazione, con una persona di mezzo riusciamo a sapere chi è e che cosa fa. Quindi, database pieno di dati. Purtroppo questa cosa mediamente viene molto poco considerata come valoriale. Vengono scritti questi nomi, questi contatti, vengono segnati su fogli volanti che si perdono, che non hanno una data, che non hanno una sistematizzazione. Insomma, bisogna invece prendere, fare ordine e puntualizzare molto, proprio perché lì dentro ci sono i nostri potenziali sostenitori, ci sono le persone che correttamente sollecitate ci permetteranno di fare i progetti e ci libereranno dal vincolo di dover banalmente chiedere soldi alle istituzioni che ne hanno sempre meno e che dicono di no. Quel percorso lì, tra l'altro, impiega un sacco di tempo per avere o una risposta negativa o una risposta minima. Non possiamo permetterci un mese per avere, se va bene, 500 euro dal comune, dall'assessorato. Non ha senso. Quei 500 euro, con una buona campagna, li possiamo raccogliere in una settimana. Non ha alcun senso perdere tutto questo tempo per del denaro che, fra virgolette, ci mortifica. Dobbiamo toglierci dalla testa che gli enti pubblici, per esempio, siano obbligati a sostenerci. No. Non sta scritto da nessuna parte. Però prima ce ne rendiamo conto noi, meglio riusciamo ad autonomizzarci e mettere in pratica delle meccaniche che ci liberano, no? In qualche modo di liberazione. Quindi i sistemi di gestione di questi dati sono numerosi. Banalmente si può iniziare da un foglio di Excel, le cui categorie però le abbiamo scelte noi con un nostro criterio. Possiamo per esempio mettere la categoria, come dicevo prima, di a quali tipologie di eventi ha partecipato la persona X, quante volte ha partecipato, ha fatto la tessera, quante volte l'ha fatta, in quale anno, c'è stato un buco, c'è stata continuità, ci è mai venuto a chiedere qualcosa lui, si è proposto per fare qualcosa, per darci una mano, avete bisogno ragazzi, avete bisogno, se è... magari è uno che viene a sentirsi il concerto la sera ma di giorno gestisce un negozietto di generi alimentari e ci ha chiesto, se volete venire a fare la spesa da me, vi faccio lo sconto. Magari lui l'ha utilizzato in ottica profit per avere un guadagno, però magari coltivando questa relazione può darsi che da uno sconto che per lui non è troppo impegnativo può diventare uno sconto più robusto, per lui un po' più impegnativo, quindi può qualificarsi come maggiormente coinvolto nella nostra causa e nel nostro progetto. Insomma, cerchiamo di capire chi abbiamo davanti e qual è il loro potenziale. Poi ci sono anche dei siti, o meglio dei sistemi di databasing online gratuiti, assolutamente gratuiti, che hanno già alcune categorie predeterminate legate al fundraising, però se non abbiamo mai fatto niente, io vi dico, partire subito da uno di questi sistemi potrebbe essere un po' più complicato. Cominciamo a individuare le categorie
nostre, facciamoci il nostro sistemino. Dopo che ci siamo presi un pochino la mano, magari avventuriamoci in un sistema proprio più dedicato e strutturato al fundraising al 100%, visto che nessuno di noi qui dentro è un fundraiser. E a quel punto, quando abbiamo identificato chi sono i prospect, cioè tra tutte le persone che sono i nostri contatti, quelli che sono un po' più caldini, quelli che hanno più affinità con noi, quelli che sono un pochino più che ci rendono, ripeto, la vita facile per andargli a chiedere un sostegno, cominciamo la strategia di coltivazione e di avvicinamento. Un passo dopo l'altro, sempre delicatamente, conoscendoli, ascoltandoli moltissimo, sapendo davvero percepire le risposte, il senso di quelle risposte, perché lì c'è, magari, non lo so, il modo con cui preferiscono essere approcciati, no? Mandami una mail, fammi una telefonata, fermami intanto che mi bevo una birra nel tuo locale. Insomma, capisci un pochino, mettili a loro agio, e lo vedremo anche questo dopo, la comodità che dobbiamo regalare ai nostri sostenitori. E da lì, un po' per volta, prendiamo nota di tutto quello che succede, i dati anagrafici, variazioni, da dove arriva il contatto. È arrivato lui o ce l'ha presentato un amico che è già socio e sostenitore in qualche misura? C'è un legame tra alcune di queste persone? Cugino di Tizio, amico di Caio, compagno di scuola, collega di lavoro? Andiamo a collegare e andiamo a qualificare le somiglianze della nicchia. Perché nella nostra nicchia, dentro, come dicevo prima, ci sono, magari c'è un nucleo di 6 colleghi di lavoro. E chi lo sapeva? A questo punto tu vai dal titolare dell'azienda dove questi 6 lavorano e gli dici: senti, io ho questo progetto in mano, te lo presento per bene, eccetera, eccetera. Tra le altre cose, ti faccio presente che dei tuoi 10 dipendenti, 6 sono miei soci. Quindi magari ti potrebbe tornare utile sostenerci, perché questa cosa può massimizzare il benessere aziendale. Tu, titolare dell'azienda, sostieni la stessa causa che è di interesse dei tuoi dipendenti. Magari tu, titolare dell'azienda, manco lo sapevi che hai 6 dipendenti tutti coinvolti nella stessa causa, perché sono cose che giustamente non ti interessano. Ma io te lo dico, guarda, ci sono delle persone che hanno in comune, oltre al luogo di lavoro, anche questo interesse qua. Potrebbe tornarti utile far sapere alla tua azienda, ai tuoi dipendenti, che anche tu sei coinvolto negli stessi loro interessi. Succede, no? Intendo, vi vedo un po' stupiti, però succede. Succede che le aziende scelgano di sostenere una causa piuttosto che un'altra perché sanno che nel loro corpo di lavoratori quel tema è sentito. Quel tema è sentito. E magari, se sono abbastanza intelligenti, magari possono anche, oltre che informare i dipendenti, possono anche fare qualcosa in più dentro l'azienda. Faccio per esempio l'esempio di un'azienda che, rapportandosi con una non profit che si occupa di prevenzione di malattie, sa o ha saputo che ci sono tra i suoi dipendenti dei sostenitori. Decide di sostenere questa non profit a sua volta, ma la non profit gli dà il beneficio di un medico che fa una visita una volta ogni 2 mesi per i suoi dipendenti. Quindi è un rapporto che si va costruendo ed è reciproco. Non è solo noi che andiamo a chiedere per prendere il bottino e scappare, ma è instaurare una relazione in cui noi possiamo anche dare un beneficio. Possiamo, che ne so, collaborare con l'azienda qualora da lei provenga una buona idea, per esempio, e ha bisogno di una struttura che gli dia materialmente una mano. Vogliono fare la festa per il decennale, hanno bisogno di animazione per le famiglie dei dipendenti, noi casualmente siamo un'associazione che si occupa di fare clownerie negli ospedali e i nostri pagliacci vanno a fare l'animazione alla festa del decennale dell'azienda, per esempio. Quindi c'è uno scambio di relazione funzionale su iniziative pratiche. Una cosa che è successa è questa, per esempio, sul coltivare il rapporto con i singoli prospect per farli diventare dei donor robusti. Dunque, c'è un ragazzo, una persona che fa una donazione,
intercettata attraverso probabilmente una comunicazione postale, un bollettino, insomma una roba anche molto generica. Fa però una bella donazione, tutto sommato. Una tantum a Natale, 50 euro, faccio per dire. Ovviamente a questa donazione segue il ringraziamento, e lo vedremo perché è assolutamente fondamentale ringraziare. Ti ricordi quanto ne abbiamo parlato? Grazie. Bisogna assolutamente ringraziare. Abbiamo scritto una bella lettera di ringraziamento. Magari è il form di lettera normale e noi ci abbiamo solo messo a mano la firma del nostro presidente. Abbiamo fatto firma al presidente, però comunque una bella lettera di ringraziamento. E siccome 50 euro per la nostra organizzazione è una bella cifra, magari è una donazione importante, gli abbiamo anche fatto una telefonata successivamente, perché abbiamo deciso che tutte le donazioni sopra una certa cifra del periodo natalizio meritano la lettera che arriva a tutti, ma magari qualcosina in più, proprio perché la cifra è di una certa consistenza. È passato qualche mese, storia vera, e dopo questo meccanismo, questo primo approccio da 50 euro, ci è arrivata una seconda donazione da 300 euro. È successo. E secondo me è successo perché abbiamo coltivato fin dall'inizio, perché abbiamo capito che quella donazione aveva un potenziale particolare. E quindi l'abbiamo coltivata, abbiamo risposto, abbiamo telefonato, dopo qualche mese, ma neanche sei, meno di sei, nuova donazione di 300 euro. Magari questa volta su un progetto specifico che avevamo promosso, e non generale sull'organizzazione. Abbiamo quindi detto, cavoli, un upgrade di questo tipo è robusto, è importante, conosciamoci meglio. Lo abbiamo contattato per ringraziarlo tantissimo, questa volta gli abbiamo magari scritto proprio due righe nostre, una mail, e gli abbiamo detto, guarda, siamo molto contenti, il progetto sta partendo, eccetera, eccetera, se avessi voglia e tempo, vienici a trovare, ti vorremmo far conoscere gli operatori, perché anzi loro ci tengono a conoscerti, perché l'hai aiutato, quindi facciamolo coinvolgere nelle nostre iniziative. Vieni a trovarci. È venuto a trovarci, ci si è parlati, si è ragionato insieme, ci si è conosciuti meglio, abbiamo capito che lavoro fa, eccetera, eccetera, ci ha raccontato un po' di sé, e poi questo rapporto è continuato, magari anche solo più leggero su Facebook, ogni tanto qualche battuta, contatto, qualche cosa leggera, noi per dirgli che siamo sei nei nostri pensieri, le cose che facciamo comunque le facciamo anche grazie a te, ti pensiamo e ti siamo in qualche modo riconoscenti, così. È passato il tempo, lui ha continuato a fare qualche piccola donazione, sempre alle scadenze, diciamo, ufficiali, quella di Natale, quella di fine anno, eccetera, eccetera. Passato un anno e poco più, cos'è successo? È successo che è venuta fuori un'idea comune. Lui e la sua compagna hanno detto, no, noi vogliamo fare qualcosa in più, dei soldi va bene, ve li abbiamo dati, ve ne daremo ancora un pochino, però non è per darvi dei soldi, cosa possiamo fare per darvi una mano? E allora noi ci era venuto in mente, dicono loro, che ti danno anche un suggerimento se li coltivi bene, di provare a fare una sottoscrizione, chiedere ai nostri contatti una sottoscrizione per questo vostro progetto che abbiamo conosciuto, l'abbiamo visto, ci è piaciuto così tanto, vorremmo fare una sottoscrizione, diciamo così, chiamiamolo tecnicamente crowdfunding, così butto dentro questa parola che esplode come una bomba, ne parleremo a lungo, oggi pomeriggio, domani, una sottoscrizione più ampia, non direttamente gestita dall'organizzazione, quindi vi liberiamo anche da un po' di lavoro per certi versi, ma la gestiamo noi, la campagna di crowdfunding, perché conosciamo il progetto, perché ne vogliamo essere, fra virgolette, testimonial presso le nostre reti, i nostri contatti. Ok? Hanno fatto la campagna di crowdfunding e dopo 8 mesi sono arrivati con 10.000 euro. 10.000 euro da 50. Dopo un paio d'anni. Quanto tempo ci sarebbe voluto senza quella coltivazione per raccogliere quella cifra? Molto di più, molto di più. E soprattutto molto più macchinoso, molto più merito, dal mio punto di vista, di un buon lavoro di coltivazione, approccio, mantenimento, sollecitazione giusta, graduata, customizzata, dedicata a ciascuno. Ma per poter fare questo, per graduare l'intensità con cui si sollecita e si mantiene il rapporto, dobbiamo avere dei dati. Perché non possiamo tenere a mente come sono troppe persone, non le frequentiamo così tanto, non sappiamo che carattere hanno, come stanno sempre tutti i giorni. Dobbiamo raccogliere alcuni elementi che ci aiutino a capire che persone sono, non potendole frequentare quotidianamente.
dei nostri amici, magari abbiamo un'idea di come sono, come stanno, se sono suscettibili, se sono persone burlone, eccetera. Ma di persone, fra virgolette, strane, non possiamo sapere tutto. Dobbiamo raccogliere qualche elemento e qualche dato. E soprattutto, insieme alle donazioni, al denaro, lui ci ha portato 70 contatti. Tutto questo processo in 2 anni ha fatto sì che 70 nuove persone che erano nelle sue reti conoscessero la nostra organizzazione, conoscessero che cosa facciamo e poi diventassero sostenitori anche piccoli con cui ricominciare da capo il meccanismo di sostegno. Magari tra questi 70 magari c'è un altro Davide, così si chiamava, c'è un altro Davide, e da capo, and again, and again, and again. Questa secondo me è una roba fighissima, ma non fighissima perché funziona, fighissima perché ti mette in gioco tanti elementi, è un lavoro vispo, non è così statico come sembra consultare e aggiornare il database. Quindi non esiste pubblico generale, tutti e nessuno, l'abbiamo detto. Dobbiamo pensare alle relazioni personali, dobbiamo cominciare quasi da subito a fare una lista di 20 persone, non ne servono tantissime per partire, 20 persone potenziali a cui poter chiedere qualcosa, che sappiamo già che ci conoscono, ci sentiamo abbastanza sereni nel potergli chiedere un sostegno. A questo punto li graduiamo tra quelli che pensiamo essere più coinvolti, più caldi, fino a quelli un po' più tiepidini. Li mettiamo proprio in una scala. E iniziamo. Iniziamo a coinvolgerli, a chiedergli qualcosa, a presentargli il progetto, non subito a chiedergli dei soldi, ma a dirgli: guarda, noi stiamo facendo questa cosa qua, il nostro progetto è questo qua, lo sai, funzionerà così, cos'ha, i tempi, abbiamo ovviamente bisogno di aiuto, che ne pensi? Sarebbe utile, poi vediamo anche dopo quanto gli dobbiamo chiedere. Tutti insieme questi dati devono essere, dal mio punto di vista, davvero gestiti in maniera il più tecnologica possibile, più informatica. Magari una persona sola non può fare tutto, si fa aiutare da qualcun altro in organizzazione, magari qualcuno che smanetta, disegnate insieme questo database e cominciate a gestirlo. Uno unico, così i dati confluiscono e non perdete tempo nel raccoglierli. Cioè, se fate un evento, un'iniziativa e quelli vi lasciano la firma per avere la newsletter, il giorno dopo fate lo sforzo, anche se avete finito tardi, di mettere in ordine, però il giorno dopo, o a più tardi la sera del giorno dopo, mettete dentro i dati nel database, perché poi in quel modo li potete corredare con qualche spunto sulle esperienze che avete fatto, perché più passa il tempo meno si qualificano, cioè meno la memoria anche nostra ci aiuta a mantenere, a rappresentare le persone, insomma. E quindi, come dicevamo all'inizio, cerchiamo vicino e cerchiamo bene, guardiamo bene, perché davvero c'è un sacco di gente che ci dà una mano. Allora, tre quarti d'ora alla fine, qualcuno ha parlato di permesso? Facciamo questo tema e poi chiudiamo la mattinata. Nel pomeriggio, vi anticipo già, nelle 2 ore che ci restano del pomeriggio, proviamo a chiudere con gli altri temi. Se non sono finiti, passiamo a domani, perché tanto di questo si parla sempre. Ale. Vabbè, comunque abbiamo dato due interpretazioni di questa parola permesso, riferendoci inizialmente a la richiesta, sai, dei permessi che uno deve chiedere, cioè una cosa proprio esterna, un po' forzata forse, dei permessi che si devono chiedere per al comune, per esempio se si vuole fare una raccolta in una strada piuttosto che per un luogo. Okay. Fatto burocratico. Sì, un fatto burocratico. La seconda invece, che non me la ricordo bene, era, se non erro, il modo di approcciarti, cioè l'essere... Sì, come presentarsi con discrezione, perché magari partendo da degli esempi che sono capitati anche a noi, nel senso che magari per strada uno ti ferma e lo fa in una maniera un po' irruenta, nel senso così un po' forzata, ti puoi fermare, fermati, dai, ti devo fare 2 domande, e allora questa cosa a me personalmente per esempio infastidisce. Quindi magari un approccio diverso utilizzato per...
diciamo agganciarmi, magari farebbe sì che mi fermassi anche ad ascoltare qualcosa. Ok. Vi ritrovate su questa cosa? Vi è capitato di essere fermati per strada? Ecco, non andiamo a cercare proprio a rappresentare per bene quella che è la tecnica del face to face, che è una delle modalità, una delle tecniche classiche del fundraising, ma non solo sul denaro, anche sull'adesione. Ha una codifica abbastanza chiara, spesso viene fatta da società che si occupano di questo, che istruiscono e formano i volontari dell'organizzazione per fare questa attività. Ci sono alcune società che lo fanno molto bene, altre società che lo fanno un po' male. Quindi non sto ad addentrarmi troppo. Il face to face normalmente non lo fanno in tantissimi. È una tecnica che ha una ottima resa, devo essere sincero, ed è una resa soprattutto utile perché ti permette di pianificare le tue attività, perché ti garantisce delle entrate sicure, perché nel momento in cui ti approcciano i dialogatori, così si chiamano queste persone, no, ma infatti lo fanno per chiederti la sottoscrizione di un RID. Il RID è la donazione continuativa mensile, trimestrale, semestrale sul conto corrente. Quindi tu firmi, dai il tuo assenso, loro poi devono andare a chiedere dai l'IBAN, loro devono chiedere alla banca, tu devi autorizzare la banca, e a quel punto si attiva il RID, che mediamente per statistica una persona non disdice prima di 4-5 anni. Questo quindi permette un'entrata costante per tutti questi anni per l'organizzazione. E quindi pianificare l'attività dicendo: ok, ho sottoscritto 500 RID da X euro totali, io ho questi euro sicuri per i prossimi 4-5 anni, quindi posso fare più cose, ok? Non andiamo ad approfondire il tema ulteriormente, vi ho proprio disegnato appena appena la cosa, però quello che mi interessa è il tema del permesso. Diciamo così, è forse un po' più centrata il primo esempio che avete fatto. No, mi spiego. Il secondo è una questione di stile, e c'entra in quello che stiamo per dire, lo stile. Però la prima volta il permesso è l'autorizzazione, ok? Ovvero, ma noi siamo autorizzati a chiedere soldi alla gente. Questo non vuol dire, non sto parlando di legge, sto parlando proprio di rapporto tra persone. Quante volte vi ha telefonato questo mese Tele2 per proporvi la DSL? Ok? Gli avete mai dato il permesso di farlo? No, mai. Ok? Quindi immaginatevi voi se nella vita di tutti i giorni ciascuno di noi si rompe riccamente le palle perché lo chiamano a casa a tutte le ore per proporgli una roba che non gli interessa, che non ha richiesto, di cui non ha assolutamente... E noi stessi ci mettiamo a fare la stessa cosa con le persone, gli andiamo a chiedere dei soldi senza che loro, fra virgolette, ci abbiano autorizzato a farlo. Mi spiego meglio. Capisco che il prospect è stato definito come una persona a noi vicina, che ci ha già in qualche modo conosciuto, ci frequenta in un modo o nell'altro, leggero. Pensiamo che siano le persone più affini, ma non gli abbiamo ancora mai chiesto il permesso di chiedergli dei soldi. Quindi dobbiamo fare un mezzo passo indietro. E dobbiamo chiedere prima di chiedere. Dobbiamo far sì che la nostra richiesta di denaro sia conseguente alla sua autorizzazione a chiederci del denaro. Anche qui. Abbiamo fatto magari un buon lavoro, no? Abbiamo studiato per bene la nostra tabella, abbiamo analizzato i prospect, abbiamo selezionato tra i prospect quelli più caldi e quelli meno caldi, ci siamo concentrati su quelli più caldi, siamo pronti per partire, vorremmo cominciare a strutturare per bene la richiesta, il fabbisogno economico, la presentazione del progetto fatta bene, emozionante, con l'eroe, con la vittoria della sfida, insomma, per tutto per bene, alla grande. Ma se non abbiamo il permesso, tutto il nostro progetto muore immediatamente in fasce nella culla, ed è tristissimo. Nel senso che, come dicevo, tutte le volte che abbiamo ricevuto noi stessi una comunicazione non richiesta,
la prima reazione, per il solo fatto che non ci avevano chiesto il permesso, non abbiamo neanche valutato se ci poteva interessare, ma la meccanica con cui è avvenuto, e adesso entra in gioco sì il face to face, la meccanica con cui è avvenuta la richiesta di sostegno, frega niente. No. Comunque no. Ed è un muro che non abbatti. Succede a noi, figuriamoci a chi di questi temi maneggia poco. Quindi, attenzione al famoso permission marketing, che è una rappresentazione, un'ulteriore qualificazione del marketing, studiata da Seth Godin, sì, corretto? Seth Godin, che è uno studioso di marketing. Il permission marketing è quell'evoluzione dei meccanismi persuasivi spesso legata alla nuova tecnologia, cioè prima il marketing ti entrava in casa attraverso la radio e la televisione senza che tu, utente, diciamo cittadino, nella tua dimensione domestica avessi chiesto il permesso. Questo marketing ha funzionato, continua magari a funzionare, eccetera, eccetera, però si è verificato che a un certo punto, potendolo fare tecnicamente, attraverso l'informatica, se c'era da parte dell'utente, o meglio, se l'utente, potenziale consumatore, veniva considerato non più un passivo bevitore di spot, ma un attivo ricercatore, insomma, della tua proposta commerciale, era meglio, funzionava di più. E quindi, quando il consumatore dà il permesso all'azienda di essere sollecitato all'acquisto, in questo caso, o quantomeno la conoscenza del nuovo prodotto, quando parte da me consumatore, chissà che cosa ha fatto di nuovo l'azienda tal dei tali, quali sono i nuovi gelati dell'Algida, faccio per dire, per la nuova stagione estiva. Quindi, quando sono io consumatore che vado a cercare l'azienda, do a loro il permesso di farmi pubblicità, questa cosa funziona alla grande. Mi qualifico già come uno che ha scelto quella marca, per esempio, continuando a parlare di marketing, che ho scelto consapevolmente quella marca piuttosto che un'altra. E attraverso internet, per esempio, se io mi iscrivo a una newsletter di un'azienda, ho dato il mio consenso, il mio permesso, e tutta la comunicazione di marketing conseguente a quel consenso sarà molto dedicata a me, sarà molto customizzata su di me, cercherà di intercettare ancora meglio, non sarà più generalista come lo spot in televisione, ma sarà molto settata. Quando io gli ho dato il permesso, mi hanno chiesto, come minimo, che sesso ho, quando sono nato, quindi a che generazione appartengo, che titolo di studio ho, che è assolutamente fondamentale ancora per qualificare i potenziali interessi di una persona, la qualità, magari mi hanno dato anche da riempire due tabelline a crocette su quali sono i temi aziendali tra i tanti a cui sono più interessato, quindi loro mi hanno profilato da semplice suspect, sono diventato un prospect, ma un prospect con dei dati, con delle qualifiche, con degli aggettivi agganciati al mio nome. E quindi tutta la comunicazione marketing che mi arriverà sarà molto in linea con quel tipo di gusti, sostanzialmente di gusti commerciali che io ho. Se ho specificato che il mio prodotto dei sogni dell'Algida è il cornetto, mentre il Calippo mi fa schifo, loro mi manderanno tutte le notizie sul cornetto e mai nessuna sul Calippo, perché mi vogliono fare contento, mi vogliono tenere con loro. E allo stesso modo noi dobbiamo fare, dobbiamo chiedere il permesso a essere oggetto di una richiesta di sostegno. Come si può fare? Banalmente lo si può fare con la richiesta. Ci permetti, nelle nostre comunicazioni, dovessimo avviare una campagna di raccolta fondi, di sostegno per i nostri progetti, ma se siete più specifici è meglio. O se già avete 4 progetti in ballo e attraverso i primi dati capite su quale di questi 4 quella persona potrebbe essere più incline, proponetegli principalmente quello. Se noi avviassimo una campagna di raccolta fondi e sostegno per questo progetto, ci dà il consenso a presentarti le nostre proposte appunto per il sostegno, per essere coinvolto, per verificare la modalità in cui tu puoi sostenerci e darci una mano? Banalmente basta questo. Appena lui ti dice sì, è a posto.
Poi tutto il tuo meccanismo di coltivazione del rapporto può andare avanti, però quello è il passo fondamentale. E per chiedere il permesso bisogna sostanzialmente chiedere il permesso e ottenere, e sperare di ottenere il permesso. Tra l'altro, se ottieni il permesso, non è solo via libera, ma è un'altra casellina del nostro database che va aggiornata, cioè ha addirittura consentito a che io gli invii delle comunicazioni specifiche sul denaro. Cioè questo è coinvolto, questo una donazione ce la farà. E quindi è ancora qualcosina ulteriormente in più rispetto agli altri. Il problema quindi è nelle liste, nel database, ma nella lista di contatti. E io suggerisco, oltre alla vertigine della lista, che è un tema letterario molto interessante, anche l'igiene della lista. Bisogna tenerle pulite queste liste. Bisogna, pulite significa, per esempio, togliere quelli che non ci sostengono da un X di tempo, dopo aver verificato perché, tra l'altro, non ci sostengono più. Ma tenerle pulite significa tenerle anche aggiornate, vive, contemporanee, non coi dati un semestre per l'altro, perché non serve avere dati vecchi, bisogna aggiornare i dati, verificarli, eccetera. Questa è la parte che può sembrare noiosa, però in realtà c'è il cuore della questione. Noi chiediamo soldi alle persone, dobbiamo sapere queste persone chi sono, cosa fanno, dove sono finite. Ripeto, sono tutti dati pubblici, nel senso che noi liberamente glieli chiediamo. Non è che andiamo a fare gli spioni. Non è giusto. Chiaro, una controllatina alla pagina di Facebook per vedere se abbiamo dei contatti in comune ulteriori che magari non sappiamo, facciamola. Così sappiamo perché sono arrivati nel locale insieme lui, Tizio e Caio, ma se ci sono anche Sempronio, Peppino e Giuseppe, che sono la stessa persona, tra l'altro, aggiungiamoli. Sono dati fra virgolette pubblici. Quindi, per esempio, sembra quasi controintuitivo rispetto a quello che dicevamo prima, ma costruire la mailing list, per esempio, perché qua partiamo anche solo da un contatto di comunicazione, una mailing list a cui mandare la nostra newsletter o i programmi degli eventi che faremo. Costruire la mailing list a partire dai contatti personali dei membri del direttivo, tutti i miei amici. Cioè, io organizzo un concerto e mando a tutti, tutte le mail che ho, gli mando la stessa roba. Che diamine di qualificazione abbiamo così? L'unico punto di contatto sono persone che hanno scambiato nella loro vita almeno una mail con me. Mi sembra troppo. Tipo quegli inviti che arrivano su Facebook per eventi dall'altro capo del mondo. Che senso c'ha? Che spreco di tempo, cioè, che non ha senso. Io dico che è meglio 10 inviti sicuri di una risposta che 50 inviti a cui non verrà nessuno. Banalmente, anche quando organizziamo un evento su Facebook, io rido sempre quando vedo invitati 6.500, hanno detto sì 7. Che figura ci faccio? Ma molto meglio, ne ho invitati 20 e mi hanno detto sì in 19. Eh beh, cacchio, fa tutta un'altra figura. Anzi, sembra quasi un evento esclusivo, quindi magari qualcuno che vede sta roba dice no, io ci vado lo stesso anche se non mi hanno invitato, perché magari è una roba un po' esclusiva. Non so, bisogna ragionare un po' su come pensa la gente, non essere sicuri che buttar dentro la quantità è sempre qualità. Non lo è mai, non lo è mai. Quindi quando io butto dentro la mailing list tutti i contatti del membro dei membri del direttivo, dei volontari, dei dipendenti, dando per assodato che vista la relazione via mail, che è una relazione debolissima, abbiamo l'autorizzazione a inviare comunicazioni istituzionali del nostro associazione o organizzazione, commettiamo un errore gravissimo, perché magari la gente non ha proprio voglia di ricevere la nostra comunicazione. Non ce l'ha. Chi raccoglie gli indirizzi postali a partire da nomi e cognomi raccolti chissà dove, cercandoli magari uno e uno sulle pagine gialle. Andiamo a vedere tutti quelli che facciamo, liste, liste, liste. Errore gravissimo, perché hai intanto aumentato tantissimo i costi di spedizione, perché hai un indirizzario sterminato di soggetti a cui probabilmente al 90% non gliene frega il resto di niente. Ricevono, guardano, buttano, non aprono nemmeno. Perché hai sprecato carta, posta, tempo a scrivere, trascrivere? Non ha senso. Le mailing list pletoriche non hanno senso, proprio niente, niente, niente.
E non è vero che bisogna sparare nel mucchio perché qualcosa raccogli. Sì, ma cosa raccogli? Igiene. Bisogna raccogliere soggetti motivati e coinvolti. Non devo raccogliere gente che mi aiuta una volta e poi sparisce, che viene a un concerto e poi non lo vedo mai più. Mi spiace, ma ragionando così purtroppo non facciamo del bene al sostegno delle nostre iniziative. Possiamo essere contenti se per una volta abbiamo il locale strapieno, ma quella roba lì è un episodio. Poteva essere, potevamo avere lo stesso risultato se fuori fosse piovuto. Cioè, il locale pieno è perché fuori piove, ma allo stesso modo, non perché noi abbiamo una proposta qualificata inviata a persone che hanno un interesse. Dimmi. Sì. Bottone sotto. Rispetto a questo discorso che stavi facendo, anche se magari adesso con la raccolta fondi magari sì, ecco, per un evento forse può avere sempre, però sempre legato come nella logica, cioè il fatto che si possa sparare nel mucchio per incuriosire uno che per caso è arrivato a conoscenza di questo evento, di questa manifestazione, di questo progetto. Rispetto a questa cosa, noi all'interno del circolo, per esempio, ci interroghiamo spesso, perché sia per far conoscere il circolo, sia per far conoscere gli eventi, sia perché abbiamo bisogno di mantenerci in vita e quindi ci dividiamo a volte in gruppi, nel senso c'è il gruppo che pensa dobbiamo diversificare le attività, dobbiamo arrivare a più persone e quindi per esempio noi dal punto di vista musicale facciamo un musicale, un genere noise, e invece c'è chi dice no, dobbiamo spaziare, dobbiamo arrivare al jazz, questo, quest'altro, perché bisogna attirare più persone, perché dobbiamo sopravvivere, dobbiamo pagare l'affitto e anche perché poi arrivano persone che possono conoscere anche le altre attività, presentazioni di libri eccetera eccetera, e quindi si possono affezionare al posto e diventare sostenitori. Ok, dall'altra poi va a finire che magari si invita tanta gente, però comunque vengono sempre i soliti 20-30 affezionati, che per quanto mi riguarda a me va benissimo, perché so che sono quelle persone che sostengono, capiscono e che posso contare se domani ho bisogno che qualcuno faccia qualcosa o che semplicemente possa dare anche un consiglio, perché comunque vive un po' la vita dell'associazione. E quindi cioè, noi ci interroghiamo spesso su quale sia davvero la strategia giusta, se far conoscere a più persone, davvero andando un po' a caso a volte, perché magari qualcuno per caso può arrivare a quella notizia e poi diventare sostenitore, oppure andare per igiene, però magari così difficilmente vai ad intercettare quella persona che per una serie di circostanze Non verrà mai in contatto con quella lista igienizzata. Ok, la prima risposta che mi viene non ti piacerà per niente. La prima risposta che mi viene è che voi siete un locale commerciale. Quindi... Vedi, non piaceva neanche l'impianto. No, in base... cioè la scelta della proposta musicale, ok, sottostà una logica commerciale. Più consumazioni, più biglietti. Capisco che c'è anche il gusto di far conoscere un genere musicale innovativo, particolare, di nicchia, più o meno. Però quando fai la programmazione di un locale, perché alla fine purtroppo anche se un circolo Arci è molto un locale, quindi una situazione profit, deve seguire, devo avere pubblico, devo avere consumatori. Altro discorso è il sostegno alle nostre iniziative. Ok? Se insieme, cioè se per pagare l'affitto fate i concerti e fate le birre e giustamente l'incasso, quello serve per pagare l'affitto. Ma se voi siete solo quella roba lì, alla fine siete un locale, gestitevela come volete. Se insieme a quella roba lì però avete una mission di un certo tipo su un tema anche culturale, sulla, che ne so, la promozione della creatività giovanile locale, quindi siete attenti ai fermenti che ci sono in zona, fate suonare gruppi nuovi, gli date un palcoscenico, lavorate nel circuito dei locali Arci che fanno magari le tappe di un concorso nazionale, faccio per dire, oppure ospitate mostre di artisti locali perché credete, eccetera, eccetera. Quella roba lì, però, se ci sono dei costi connessi alla realizzazione di quella roba lì, cioè quella che non vi porta l'incasso, ok?
Se volete fare della raccolta fondi per sostenere quella roba lì, perché i soldi dell'incasso non sono sufficienti, allora dimenticate di presentarvi solo come locale musicale, ma per sostenere la mostra cercate sostenitori che abbiano una curiosità con l'arte, o meglio, cioè andate a qualificarli meglio, non proponete, perché non verranno a tutti quelli che vengono a sentire i concerti la mostra, perché non sono gli stessi pubblici. In questo senso l'igiene viene da sé. Purtroppo alcune iniziative hanno meno pubblico e altre iniziative hanno più pubblico. Non so dirti tanto il perché. Però siamo sicuri fino in fondo di esserci fatti tutti gli esami di coscienza nel dire che la proposta meno gettonata dal pubblico è di qualità alta, è una proposta agevole per il pubblico, orario comodo, interessante, affine ad alcuni interessi che già hanno manifestato. Cioè, se c'è un evento forte molto partecipato e un evento debole, proviamo a modificare l'evento debole dopo un po' di esperienza e collegarlo all'evento forte, trovare, come dire, una continuità tematica, così che ci sia un po' di vasi comunicanti nel pubblico. E se ci serve il sostegno, a quel punto non solo la partecipazione, ma se dobbiamo poi anche chiedere, appunto, non so, un programma di mostre, o dobbiamo, ragazzi, dobbiamo il nostro circolo, visto che ha voglia di, cioè, abbiamo riscontrato un interesse nell'arte, abbiamo riscontrato che c'è un pubblico, che ci sono degli artisti, che bisogna dargli un'opportunità che altrove non c'è, vorremmo trasformare un'ala del nostro locale in una piccola galleria d'arte dove fare mostre a rotazione. Dobbiamo comprare le attrezzature per l'allestimento. Dobbiamo comprare dei faretti, dobbiamo comprare dei bei grigliati, piuttosto che rifare tutto il lavoro, delle catenelle, eccetera, eccetera. Abbiamo delle spese. A voi, pubblico dell'arte, chiediamo, non a tutto il pubblico del locale. No? Se abbiamo già identificato i due nuclei, uno più grande e uno più piccolo, va bene, non importa, però quello più piccolo, più motivato, è più probabile che nel pubblico dell'arte ci sia sostegno, perché quella causa lì la sentono più vicina. Se chiedi a tutti, non lo so, se vuoi mandare una lettera, come dicevo prima, per esempio, sprechi soldi, perché una buona percentuale delle tue mostre d'arte gliene importa il resto di niente, loro vogliono musica e basta, musica e birra. Se fai, che ne so, se fai un corso invece di degustazione della birra artigianale, allora devi chiedere a quelli che vengono nel locale per bersi la birra, non so come dirti, e a quelli dell'arte magari gli interessa molto relativamente. Quindi, come dire, definire la proposta in base a quanto conosci il tuo pubblico. Come dicevo prima, se è per fare incasso, cioè se la tua mission è fare incasso, non sei nella logica di cui stiamo parlando, ma sei in una logica profit che cerca i suoi consumatori, eccetera. Il problema nasce appunto da questo, che si confonde il fatto che appunto non c'è una mission di profitto, altrimenti ci saremmo organizzati diversamente, abbiamo tutti un lavoro e nel tempo... Colpa del microfono, forse. Vabbè, no, ti sento io. Alcune persone confondono... questo posto come un locale, ma non è un locale, e quindi diventa difficile poi... Provate a lavorare, scusami, sulla qualificazione migliore di questa differenza, di ciò che vi differenzia dai locali, e così qualificherete insieme meglio i vostri sostenitori potenziali, comunque il vostro pubblico. Non credo che si rischi di perdere pubblico se tu dici che siamo, come all'inizio, non siamo solo un locale, siamo locale più. Lì non perdi pubblico, perché io, come dire, boh, non penso che la gente dice: ah vabbè, se sono un locale più a me non interessa, perché io voglio andare solo nei locali, punto. Cioè, non credo. Poi boh, prova anche lì. Comunque no, è una sfida interessante, perché molti, cioè ci sono degli incastri, no? Tra mondo profit e mondo non profit, soprattutto nell'ambito delle organizzazioni culturali o che si occupano di cultura, soprattutto su un pubblico giovanile, spesso capita di dovere cedere, dico io, alle logiche profit, perché purtroppo le spese di gestione dell'affitto del locale, se hai un posto per esempio, se non fai solo attività ma hai un posto, e senza posto non fai attività,
non è che vai a fare il laboratorio tal dei tali in giro, oppure organizzi, che ne so, l'assistenza sanitaria all'estero e quindi hai solo un ufficio ma non hai un luogo. La tua mission viene realizzata ovunque. Se hai bisogno di gestire un posto, spese di un posto, se non te l'hanno regalato, se non è, purtroppo lì si cade un pochino nella logica profit. Però ci sono margini per differenziarsi, farsi capire meglio, farsi riconoscere per quello che si è veramente, senza quindi rischiare di rispondere e ascoltare le sirene del mercato che ci dicono ma facciamo un locale, freghiamocene, cioè che cacchio, a sto punto tante preoccupazioni in meno, no? Bisogna mantenere la barra dritta se ci si crede, la mission bisogna rinforzarla, e a quel punto qualifichi ancora meglio chi ti sostiene e sei ancora più pronto a fare iniziative diverse che possono quindi avere ciascuna un pubblico, primo un pubblico, due degli affezionati, tre dei potenziali sostenitori, quattro dei sostenitori veri che ti permettono insomma di andare avanti. Io non so che ora si è fatta, ce l'abbiamo ancora 10 minuti, sì. Ok, allora mi rimetto l'aggeggio. Ecco, non so se è chiaro, però mi pare che in questo frangente, almeno per me, è più chiaro. Io non sono qui per darvi alcuna risposta. Io non so, non so niente, non so rispondere. Però so mettere dei dubbi in testa alla gente. E secondo me da questo dubbio viene un pochino il ragionamento e si disincrostano forse un po' delle situazioni che non si sapeva bene gestire. Ecco. Poi magari è anche solo semplicemente un esame, proviamoci, e poi non funziona. John Maeda diceva che accettare l'errore è assolutamente parte del processo. Provate a cambiare un pezzettino della vostra logica, se funziona, se avete ottenuto un risultato accettabile, perseguite. Se non funziona, abbiamo fatto comunque un tentativo, ci siamo, in qualche modo abbiamo provato una strada diversa. Non so come dire, c'è una sola risposta, però ve la dico più avanti, perché è talmente dirompente, perché è la risposta. Tutte le domande che vengono a voi, a me, eccetera. Però non ve la dico adesso che siamo all'inizio, ve la dico alla fine. È proprio, fidatevi di me, è la risposta. Questo è l'incentivo per venire anche domani, tra l'altro. L'unico, e i cioccolatini, secondo, due. Quindi, chiudendo la parte delle liste, igiene e vertigine della lista. Come averli? La cosa migliore è che il permesso arrivi dopo che tu l'hai chiesto esplicitamente. O meglio, no, la prima cosa è che arrivi da sé. Cioè una persona sia così coinvolta che autonomamente ti dice cacchio, mi è piaciuto così tanto la tua proposta che ho intercettato per caso un evento di tutt'altra natura di cui mi ha parlato degli amici. Quindi ti scrivo, voglio sapere qualcosa di più, mandatemi la newsletter. Così. Se arriva da sé, senza sforzo, è ovviamente una manna. E succede, attenzione, non è un caso di scuola teorico, succede che la gente si interessi e voglia saperne di più. Quindi il form di iscrizione, per esempio in risposta a un volantino trovato in giro, o come registrazione a un evento, io partecipo, c'è il blocchettino con i foglietti fotocopiati sul tavolo e ti lascio il mio indirizzo. Quello è davvero un tesoro inestimabile, prenderli, trasferirli sul database e lavorarci alla grandissima. Loro, senza nessuna sollecitazione, ci hanno dato il permesso di essere contattati. Quando ci ricapita, quelli sono davvero massicci. Seconda invece opzione è quella in cui sei tu a chiedere un permesso, insomma, con una prima comunicazione. Questa prima comunicazione ovviamente contraddice un po' perché non è stata richiesta. Però hai visto che amici comuni, partecipa, l'hai visto, allora dice vabbè, faccio l'azzardo, gli mando comunque una prima comunicazione. Sarà una roba molto leggera, sarà un calendario delle iniziative, per esempio, sarà, tieniti aggiornato sulle nostre cose, molto leggero, e lì però devi chiedere il permesso a inviarne altre. La legge italiana consente un invio senza permesso e poi dal successivo c'è bisogno che loro te l'abbiano esplicitato. E poi non dimenticatevi mai, nella newsletter, anche se ti hanno dato il permesso, bisogna sempre mettere il bottoncino per disiscriversi, perché altrimenti è fuori legge. Questa piccola accortezza tecnica, ci deve essere il form per la disiscrizione
dentro la newsletter, bello scritto, evidente. Questo cosa succede? Di norma, anche qui le percentuali sulla comunicazione generale non sono straordinarie. Su 100 richieste di permesso ne ricevi di solito una decina. Gli altri 90 probabilmente non l'hanno presa in considerazione, non è che non gliene frega niente, l'hanno proprio bypassata, senza soffermarci. Sì. E vabbè, insomma, non possiamo farci niente se la gente è un pochino disattenta. Quante volte lo siamo stati noi, tanto vale, insomma, non dobbiamo farci frenare in questa fase, perché è proprio una fase super preliminare del contatto, quindi non dobbiamo andare troppo a chiederci super cose. A questo punto il percorso probabilmente è un po' lento per la costruzione, l'igiene e l'ampliamento di questa lista. È lento, ci vuole tempo, però sono liste di qualità. Sono liste di persone su cui possiamo contare. Sono liste che hanno tanti aggettivi dentro, hanno tante caratteristiche, sappiamo, li conosciamo quasi, quasi di persona, sì, ma magari ancora di più queste persone. E sono quindi affidabili. E affidabile significa che quando faccio una richiesta, probabilmente il ROI, Return on Investment, la risposta economica anche su un investimento, su una richiesta, è alta, e quindi questa alta risposta potenziale ci aiuta a pianificare i progetti e i processi. Possiamo dire che se abbiamo delle buone liste mandiamo una richiesta e possiamo quindi essere praticamente certi che per un X di tempo il denaro che avremo raccolto ci permetterà di fare il progetto e non vivere la giornata a vedere oddio quanto c'ho nel portafoglio oggi, che faccio, mangio la pizza o vado al ristorante. No, queste cose qua non dobbiamo farle, perché i nostri progetti hanno bisogno di durare nel tempo, hanno proprio per il loro senso, non possiamo fare cose a spot, dobbiamo fare cose che durino un pochino, insomma, anche perché sono più credibili dei progetti che durano di più, banalmente. Ok, comincio solo ad accennare questo tema e poi ce ne andiamo a pranzo, perché è una parte sempre sul tema del permesso che è molto forte, molto coinvolgente, va fatta con tanti zuccheri in circolo, quindi mi raccomando, prendete il dolce a pranzo, perché l'amore è un viaggio fatto di tante tappe e noi con i nostri sostenitori dobbiamo instaurare una meravigliosa storia d'amore, o come dice anche un altro docente americano, è un tango. Il rapporto tra il sostenitore e l'organizzazione è un ballo, un tango molto appassionato, che si fa ovviamente in due e che si compone di tanti passaggi e tante tappe. La metafora più banale e brutta che mi è venuta è quella, non so se avete presente, ve l'anticipo solamente, avete presente nei film americani che non so, hanno un nome, il genere college movies, eh? Quelli quando fanno la battuta, allora con Dorothy sei andato subito in terza base? Mm? Ok, allora lavoriamo anche sulle basi. Ci sono delle tappe, cioè la prima, la seconda e la terza base, che oggi pomeriggio vedremo in che cosa consistono. Ma come detto, immaginatevi davvero un rapporto sentimentale, un rapporto d'amore che parte in maniera più tiepida e poi via via si scalda fino al compimento del grande successo, ovvero della terza base. Vi saluto, buon pranzo.